amici e colleghi vi prego di prendere posto di modo da poter dare inizio ai lavori con assoluta puntualità o quasi assoluta puntualità in quanto come sapete i lavori sono trasmessi in streaming quindi siamo condizionati nei tempi anche dal mezzo tecnico che ci impegna con le persone che, stando a casa, eh, attendono di poter iniziare l'ascolto. Vi do il più caloroso benvenuto a nome dell'Accademia, ma anche a nome di Marco Revelli e di Pietro Pulito, rispettivamente presidente e direttore del Centro di Studi Govetti. Centro di Studi Govetti che, come sapete, è coorganizzatore assieme all'Accademia di questa bella iniziativa eh, che intende ricordare eh, insieme il sessantesimo anniversario della fondazione del Centro di Studi Govetti e in qualche modo i, anche il centoventesimo. Eh, eh, anniversario eh, invece eh, di eh, Piero Govetti. Ehm, per questo il convegno si svilupperà, si articola, articolerà nelle due sedi, oggi pomeriggio, qui in Accademia, per ricostruire l'ambiente culturale della Torino del Novecento. E invece domani al polo del Novecento, per ricordare alcuni momenti peculiari o alcune figure di spicco della storia del Centro Govetti. Prima di dare inizio ai lavori, ho il dovere e il piacere di leggere una dichiarazione del presidente Mattarella che ci è stata inviata appunto per il cento ventesimo anniversario della nascita di Piero Gobetti. Ricorrono 120 anni dalla nascita di Piero Gobetti, fine intellettuale, scrittore di grande passione civile, democratico intransigente e per questo oppositore tenace del fascismo sin dalle origini. La sua auspicata rivoluzione liberale costituisce certamente una delle radici della lotta di liberazione e quindi della costruzione repubblicana. Gobetti morì in esilio, a Parigi, quando ancora non aveva compiuto 25 anni. Ci ha lasciato testi di straordinario valore che mostrano la profondità del suo pensiero e una indubbia modernità nella ricerca di basi culturali nuove per il futuro del paese. Forte delle proprie convinzioni, ha criticato le tendenze oligarchiche delle classi dirigenti, sfociate a suo giudizio nelle torsioni autoritarie del fascismo e ha impegnato ogni sua energia per giungere a un incontro tra le idee liberali che professava e le diffuse domande di riscatto sociale dei ceti più deboli. Non piegò mai la testa davanti alle imposizioni del regime, neppure in seguito ad aggressioni squadriste. E se mi permettete di osservare, queste parole assumono un particolare valore in questi giorni. La sua coerenza, unita ha una grande tensione etica, lo ha reso un testimone autorevole della nostra storia nazionale e anche un maestro per generazioni di democratici che lo hanno conosciuto attraverso la sua intensissima attività di saggista, di storico, di giornalista, di editore. Accoglierei con un applauso queste parole del presidente E passerei quindi a dare inizio ai nostri lavori. Eh, come sapete il, i lavori sono aperti eh, da un'introduzione di Gastone Cottino intitolata Alle radici di una tradizione. Eh, presentare Cottino è perfettamente superfluo in questa sede, in questa città. Comunque mi tocca farlo e cerco quindi di ridurre al minimo quello che è, mi pare assolutamente supererogatorio, superfluo. Eh, Gastone Cottino è professore emerito di diritto commerciale, è stato preside della facoltà di giurisprudenza, ha al suo attivo una serie sterminata di pubblicazioni, di cui ricordo soprattutto quelle eh, di, tipo, eh, di tipo più eh, istituzionale, come le Linee le, di diritto commerciale, il trattato di diritto commerciale in tre volumi, diritto societario, diritto delle società e poi ancora La società delle persone. Società per azioni, diritto della società, l'ho già detto, forse, l'imprenditore, com commentario al codice civile sui termini riporto e permuta e così via. L'elenco, ripeto, sarebbe lungo, ma forse in questa sede, più che ricordare l'attività accademica di Gastone, che tutti eh, conoscono, ricorderei. Un altro aspetto della sua figura, in realtà altrettanto noto, quello di ex partigiano, ex partigiano che organizza a Torino il gruppo di giovani liberali, in qualche modo legato al, eh, al gruppo di Fronte della Gioventù, denominazione poi purtroppo usurpata in altra sede. Della Gioventù che era stato costituito eh, a Milano da eh, Eugenio Curiel eh, e che in qualche modo era stato anticipato da, da, eh, da una eh, indicazione e da un raggruppamento favorito da eh, Giancarlo Paglietta e da Luigi Longo. Eh, ricordiamo che eh, Gastone Cottino ebbe una parte, parte attiva eh, nella organizzazione della insurrezione torinese del 26 aprile 1945 che portò all'occupazione del municipio non porto via altro tempo e quindi Gastone ti ringrazio della presenza e dell'aiuto che ci dai, ti do la parola Grazie, ma sono un po' confuso, spero di non perdere il filo da questa eccessiva immagine che ha dato di me il mio caro Presidente, ma comunque vedrò di superare il momento di emozione. Era appena trascorso un mese e mezzo dalle radiose giornate di aprile 1945. In una città che usciva profondamente ferita dalla guerra, dai bombardamenti, dall'occupazione nazifascista, divisa tra chi più o meno bene se l'era cavata e chi usciva invece piegato dalle sofferenze di un inverno gelidamente crudele e doveva confrontarsi con quotidiani problemi di sopravvivenza. Tra chi era rimasto la finestra o si era schierato dalla parte della Repubblica di Salò e chi invece, per lo più gente comune, il quartiere operai, era stato attivamente solidale con la resistenza e i partigiani, noi partigiani, che carichi di entusiasmo e di speranze, tornavamo alla nostra vita normale. Si riuniva. L'11 giugno del 1945, presso la casa editrice Inaudi, un piccolo gruppo di intellettuali, presso Norberto Bobbio, Massimo Mila, Cesare Pavese, Francesco Menzio, Felice Balbo di Vinadio, per insieme gettare le basi di un audace progetto di radicale rinnovamento politico e culturale da quel primo incontro e dagli altri che sarebbero seguiti sarebbe nata nello stesso anno l'unione culturale. Un evento che non esiterei a definire storico se si considera quanto drammatica fosse la situazione, una situazione di cui prioritario e imperativo era la ricostruzione di un tessuto urbano e sociale devastato materialmente e moralmente, a confronto del quale potevano apparire del tutto secondari, prematuri e veleitari temi e iniziative culturali. L'unione culturale era perciò una sfida con il presente e per il futuro. Nello spirito dei nuovi tempi, si proponeva di costruire un nuovo modello culturale, con cui rompere fossilizzati steccati di stampo crociano e gentiliano tra scienze sociali e scienze naturali, tra umanesimo e ricerca di laboratorio, di sbitezzare l'ancora intoccabile dogma della neutralità della scienza abbracciando quindi ogni ramo della conoscenza, letteratura, diritto, storia, filosofia, sociologia, scienze fisiche naturali, architettura, teatro, cinema, musica e arti figurative. E colmando gli enormi ritardi accumulati rispetto alla cultura europea e mondiale, Allargare spregiudicatamente lo sguardo verso terre vergini e oscurate del sapere. Basta scorrere i programmi di quegli anni per vedere quale rilevanza avesse assunto l'esplorazione delle tendenze e movimenti che in ambito artistico e musicale erano venuti radicalmente, rivoltando gusti, abitudini, tradizionali ritrosi a rapportarsi al nuovo ed è significativo che l'evento inaugurale dell'attività dell'Unione fosse affidato all'orchestra sinfonica della RAI di Torino con musiche di Milot, Indemist, Bartók, Casella, compositori la cui accettazione da parte del pubblico torinese un pubblico, va detto, che allora non brillava per voglia di novità, e forse neppure adesso, avrebbe comportato il trascorrere di alcuni decenni. L'assunzione da parte dell'Unione Culturale di un ruolo di avanguardia, di apripista del rinnovamento della cultura torinese, poreva però anche sin da subito e perentoriamente sul tappeto il dilemma su cui avrebbero dovuto essere i destinatari del rapporto tra cultura d'elite e cultura popolare tra l'essere tramite dell'appropriazione da parte delle classi cosiddette subalterne degli stessi strumenti di conoscenza della borghesia colta, o fare semplice opera di divulgazione se non che scelta tra accese discussioni la prima via e avviato anche un tentativo di stringere permanenti rapporti con la Camera del Lavoro, si dovette presto constatare quanto il progetto fosse difficile a realizzarsi senza che vi fosse a monte di esso una radicale trasformazione degli assetti economico-sociali, capace di rompere l'invisibile ma imbalicabile velo che separava due mondi diversi tra loro, tra classi egemoni, monopolizzatrici dei doni dell'arte e della cultura, e classi subalterne, secolarmente condannate a ben meno raffinati stili di vita. Analogo dilemma avrebbe agitato le, per la verità, mai tranquille acque dell'altro caposaldo del rinnovamento culturale torinese. Nella casa editrice Einaudi che riportato da Roma a Torino dopo il suo commissariamento da parte della Repubblica di Salò il proprio polo decisionale era anch'essa alla ricerca di una sua nuova collocazione e che, pur costretta a una perigliosa navigazione dal non sempre facile rapporto con il Partito Comunista. E dalla compresenza di due anime, marxista e azionista, dalla divisione contrasti tra le audaci politecniche di Elio Vittorini e le più ortodosse posizioni di Cesare Pavese, sostenitore di una cultura più conforme a un gusto popolare, più sano tra virgolette, e tradizionale riuscì comunque ad assicurare con le edizioni a prezzo contenuto, tascabile ad esempio, la vendita rateale e, pur controversa e rischiosa, un'efficiente rete di distribuzione, un'ampia accessibilità alle sue pubblicazioni, di cui beneficiamo soprattutto noi giovani, squattrinati, Buttandoci a capofitto a colmare le nostre lacune, a scoprire con la rivoluzione liberale e i quaderni dal carcere, noi che poco o nulla sapevamo di essi, Piero Gobetti e Antonio Gramsci. Fu un effervescente laboratorio di idee, conoscenze, creatività accanto al quale, in parte anche sotto l'influenza del quale, sarebbe fiorito un capillare reticolo di iniziative, forse meno risonanti, ma che diedero anch'esse un non irrilevante contributo all'allargamento degli orizzonti culturali. Il pensiero va in primo luogo alla casa editrice De Silva, che è già attivamente operativa negli anni del regime. Nocchiero e traghettatore Franco Antonicelli aveva proposto un catalogo di opere poco conosciute o scartate dai colossi dell'editoria. Come se questo è un uomo di Primo Levi, che è respinto dall'inauzi. Non è ben chiaro se per mio errore di valutazione oppure più prosaicamente e meno nobilmente per il timore che insistere sui temi della guerra e della deportazione potesse incidere negativamente sulle vendite, ho stampato proprio da De Silva. A rilevare ulteriormente il panorama avrebbero contribuito sia nel 1949 la costituzione del centro del libro popolare, preceduto nazionalmente da Roberto Bobbio con cui si sarebbe data una risposta meno ambiziosa ma più realistica ai progetti di cultura di massa che avevano agitato, peraltro come si è visto con infelice esito, le acque dell'Unione Culturale e della stessa Inaudi, sia sì, l'apparizione di due riviste, di una delle quali penso si sia quasi persa la memoria. La prima, Occidente... Era il frutto dell'attivismo di un giovane liberale bercellese trasferitosi a Milano e poi per anni gravitante sulla nostra città. Ernesto De Marchi, che è ispirato alle teorizzazioni neoliberali di Walter Lehmann e Wilhelm Röpke, ma progressivamente orientatosi, forse più per curiosità intellettuale e anglofilia che per ardore di militanza politica verso quanto stava emergendo nell'inghiettella laburista degli anni immediatamente posteriori alla guerra, l'aveva fondata, con tiratura inizialmente molto limitata, già nel 1945. Norberto Bobbio ha più volte messo in evidenza, ancora sottolineandolo nei suoi trent'anni di storia della cultura a Torino, l'apertura della rivista, forse per primo, con l'occhio puntato sull'Inghilterra, all'intero panorama culturale e politico europeo, riuscendo anche a coinvolgere, grazie al frenetico attivismo del suo promotore, figure di rilievo della nostra vita culturale, da Riccardo, Bobbio, eh, Riccardo Bauer, già coraggioso antifascista, appassionato animatore a Milano dell'umanitaria, a Bobbio che ne fu forse il suo principale punto di riferimento intellettuale, a Roberto Scarpelli, a Renato Treves, a Leo Vagliani, a Sergio Cotta, ai precocissimi futuri maestri Pietro Rossi e Massimo Salvadori, e sul versante inglese gli storici ESA Briggs e James Job. Occidente avrebbe avuto vita relativamente lunga. Dal 1945 al 1956, cessando le pubblicazioni, allorché De Marchi, che ne era stato il finanziatore, e praticamente assicurandone la sopravvivenza, si orientò verso altri interessi, sicché il suo piccolo ma non insignificante patrimonio di studi e di riflessioni sarebbe rimasto confinato tra i fondi delle biblioteche. Caratteristiche e risonanza molto diverse avrebbe avuto la rivista Comunità. Essa, fondata da Adriano Olivetti nel 1946, ebbe sede prima a Milano, poi fugacemente a Torino, quindi a Ivrea. Ma la sua influenza non fosse altro per i temi innovativi, sprovincializzanti e lungimiranti trattati. E per l'ampio spettro dei collaboratori, non è certo riducibile entro i confini del territorio eporeliese. Anche perché la rivista, pur coi limiti che le derivavano dall'essere espressione del movimento comunità e delle sue un po' fumose e neocorporativeggianti teorizzazioni, aprì nuove veniristiche strade su terreni allora poco frequentati o trascurati o marginalizzati, quale la sociologia, l'antropologia e l'urbanistica, i cui echi e stimoli tuttora risuonano a Ivrea e a Matera, vivi e attuali. Ho accennato al programma universalistico, interdisciplinare e multidisciplinare Proposte messe in atto dall'Unione Culturale. Tra i suoi frutti più interessanti sarebbe stata nel 1945 la nascita del primo cineclub, che, forse è difficile comprenderlo per chi è nato oggi, offrì alla stessa stregua dei libri in Audi la ghiotta opportunità a noi giovani, e fu altissima l'affluenza alle sue proiezioni. Di conoscere attraverso la filmografia anglosassone, francese, sovietica, culture, società, storie a noi ancora del tutto ignote. Mentre a un anno di distanza, nel 1946, nasceva quasi specularmente per iniziativa del diciottenne Giorgio Balmas e di uno sparuto manipolo di suoi coetanei. L'unione culturale musicale studentesca, il cui programma di svecchiamento dell'approccio alla musica, di accostamento di più larghe fasce di persone alla cosiddetta musica colta, avrebbe lasciato il segno in tutto il successivo evolversi della cultura musicale torinese. Le periodizzazioni hanno sempre un che di approssimativo e strumentale. Penso però che non sia né scorretto né arbitrario vedere nel concludersi del quinquennio 45-50 la fine di una forse irripetibile stagione fervente di vita e di vitalità creativa. E ciò sulla scia della sconsolata riflessione con cui Bobbio. Sotto l'emblematico titolo di Fine di un mito, tirava le file dei suoi trent'anni di vita culturale. Una conclusione sconsolata e, a mio avviso, troppo pessimistica, anche se tipica del modo d'essere e di, della natura di Norberto Bobbio, ma che contiene un indubbio forte nucleo di verità. Se infatti noi cerchiamo di tirare un bilancio di quegli anni, così pochi numericamente, ma così densi di contenuto, anche in prospettiva rivoluzionari. Non possiamo non constatare che quel bilancio a fronte delle molte voci attive segna non poche poste al passivo. L'obiettivo forse più ambizioso perseguito in quegli anni era come si è visto far sorgere e crescere uno stretto rapporto tra cultura e classi emergenti, tra il sapere dei pochi e l'ansia di conoscenza dei molti. Quella cultura di massa di cui Bobbio appunto lamentava il fallimento, laddove il pur generalizzato e impegnato coinvolgimento dell'intellettualità torinese mancò di rompere il muro un muro al cui abbattimento si era pur attivamente operato, rimase essenzialmente un fenomeno d'elite che non andò oltre un ristretto, sempre più ristretto, pubblico di interlocutori. Progettando semi che avrebbero dato i loro frutti, allorché alla cultura sarebbero state date le gambe per camminare, la spinta al rinnovamento vide progressivamente attenersi la sua forza propulsiva. A questa parabola discendente facevano da speculare riscontro il deteriorarsi e involversi del quadro politico, di cui le prime poco percepite avvisaglie si erebbero quasi sin da subito, da quell'impausto dicembre del 1945 in cui ispiratore e regista il segretario liberale Leone Cattani e compiacente e compiaciuta sponda al Cite de Gasperi, ma non del tutto innocenti i partiti della sinistra storica, si provocò la caduta del governo Parri. E con essa la fine sul nascere, con immenso sollievo dei ceti abbienti e conservatori, del tentativo... Di radicale rinnovamento e depurazione dell'assetto sociale e istituzionale. E liquidata la semifalimentare partita dell'epurazione, archiviata con l'amnistia la stagione delle punizioni di crimini e criminali fascisti, poteva prendere l'avvio quella grande rimozione ed autosoluzione che avrebbe consentito a burocrati, militari, poliziotti, magistrati, a una magistratura nei suoi vertici intensamente collusa col fascismo, e le eccezioni non erano molte, penso soltanto a Galante Garrone, Peretti Griva, Agosti e alcuni altri, per Bise riprende il discorso, avrebbe consentito di uscire pressoché indenni dalla bufera, di riprendere saldamente influenza e potere, agli intellettuali di rifarsi una verginità, ai professori universitari, di seppellire sotto una provvidenziale coltre di oblio il non glorioso retaggio del giuramento di fedeltà al regime e dell'impegno di educare fascisticamente le nuove generazioni e le tante compromissioni e liaison dangereuse intrecciate con il regime, e avrebbe lasciato tracce velenose e di lunga durata nel nostro costume etico e politico, aperto la strada al revisionismo, al negazionismo, alla manipolazione della storia, alla cancellazione delle memorie, di cui già nell'immediato si erano avute le prime minacciose abisaglie. Nella pubblicazione, a Roma poi a macchia d'olio, di in tutto il paese, dell'uomo qualunque, con il suo bagaglio di becero populismo, luoghi comuni, denigratori attacchi alla resistenza, con la fondazione, su iniziativa di reduci della Repubblica di Salò, in non casuale concomitanza con l'inizio dei primi processi ai partigiani, del movimento sociale italiano. Donde l'apparentemente paradosso, paradossale contrapposizione tra la primavera della democrazia, che ancora raccoglieva i suoi frutti con la vittoria del referendum, monarchia repubblica, con l'anelito progressista e innovatore dei padri costituenti, con la redazione e promulgazione della Costituzione le prime foglie di un autunno precocemente contraddistinto dal degrado del clima politico reso incandescente dalla cacciata delle sinistre dal governo dalla feroce esacerbata contesa elettorale del 1948 dall'attentato togliati Togliatti. Vero è, a mio avviso, che Repubblica e Costituzione furono il punto di arrivo. Di un percorso ascensionale che aveva ormai perso slancio e mordente, la cui principale conquista, la Costituzione, sarebbe stata infatti sin da subito insidiata e resa inoffensiva nelle sue enunciazioni più avanzate, in quelle che, per dirla con Berlinguer, sembravano contenere potenziali elementi di socialismo e pericolose tentazioni ugualitarie, con la sottile distinzione tra norme programmatiche, molte, e norme di immediata applicazione, poche o nessuna. Si concludeva un'epoca, e se ne apriva una seconda, in cui, nel segno del continuismo, si saldavano passato e presente, e definitivamente chiusa quella che Benedetto Croce aveva definito una semplice parentesi tra prefascismo e postfascismo, iniziava l'era del prepotere democristiano, della restaurazione e della clericalizzazione del paese e di progressiva marginalizzazione di una cultura e di un'intellettualità ancora vivacemente combattive e poco disposte a rientrare nei ranghi della normalizzazione e del silenzio, di cui inquietante rappresentazione sarebbe stata quella parola culturame con cui nel 1949 a Venezia il non compianto ministro di polizia Mario scelba, schiappeggiando un grande letterato e un apprezzato storico, gettava sprezzantemente nella spazzatura tutto ciò che di fresco, di innovatore, di eterodosso e di molesto era germinato nei grandi primi cinque anni del 1945, ma aveva fatto male sui conti. E qui non condivido le parole sconsolate di Norberto Bobbio. No? Malgrado l'apparentemente inarrestabile declino i semi gettati erano tutt'altro che rinsecchiti e la riscossa, proprio prendendo le mosse da quello schiappo all'intelligenza, non sarebbe a lungo tardata. Di essa si erano già poste del resto le premesse per l'iniziativa della lungimirante sensibilità di Franco Antinucelli con la Costituzione nel 1947 dell'Istituto Storico della Resistenza e nel 1948... Del Comitato regionale piemontese per la difesa dei valori della Resistenza, primi passi anche attraverso le lezioni pubbliche sul fascismo, verso una più ampia diffusione della conoscenza della nostra storia, della conservazione e della salvaguardia della memoria. L'inizio degli anni '50 aveva certo segnato il momento più basso di quel riflusso che era iniziato alla fine degli anni 40 specchio impietoso il rapido procedere della restaurazione padronale con il ritorno in scena di Vittorio Valletta che uscito indenne dal sequestro di persona a cui era stato sottoposto dall'ira operaia dopo l'attentato Togliatti aveva ripreso saldamente in mano con pugno di ferro e il lucido spirito revanchista le redini del potere, e preso, preso l'avvio nel 1951 con i licenziamenti di coloro che si erano maggiormente esposti nelle lotte sindacali, socialisti, comunisti, con la luciferina creazione dei cosiddetti reparti confino e con la sconfitta nel 1955 della sinistra sindacale l'ordine tornava a regnare a Torino. Era perciò naturale che tutto ciò si ripercuotesse sulla vita culturale della nostra città, in modo particolarmente evidente in un'università torinese che, rapidamente ricomposti con generale reciproca autosoluzione, soddisfazione, conflitti, contrasti e peccati del passato fascista, si era saldamente ricollocata Supposizioni tradizionali e, pur fatte le debite eccezioni, si rinchiudeva nella turris burnea della neutralità della scienza, nella chiusura aristocratica e autoreferenziale alle perturbazioni innovative. Una chiusura che neppure il progressivo ricambio generazionale sarebbe ancora riuscito a scalfire, costretti gli aspiranti accademici, se non altro per preoccupazione di carriera, a rimanere entro gli stretti binari dell'ortodossia scientifica e politica. Il fenomeno era anche più visibile in facoltà, quali quella di architettura, rimasta tenacemente, ostinatamente abbarbicata a posizioni retrive, ostile a qualsiasi periglioso cambiamento, impermeabile agli stimoli dirompentemente innovativi dell'esperienza olivettiana. Questa situazione, puntualmente riflessa nella relativa stasi dell'Unione Culturale, non appariva molto diversa sul piano delle iniziative associazionistiche. Tra le poche novità di inizio anni 50 era stata la costituzione di un'associazione, la consulta, che su iniziativa di un ristretto gruppo di matrice liberale e di, o liberal-cattolica, tra essi Paolo Serini, Giacomo Cazorzi 90, Paolo Greco, Paolo Sant'Arcangeli, si era riavventurata nell'ormai usurato tentativo di dar corpo a un'ipotetica terza via tra i due blocchi contrapposti e perciò destinata a vita effimera inevitabilmente sfociata nel 1953 in occasione dei furiosi contrasti insorti attorno alla legge truppa nella rottura tra i suoi membri e nello scioglimento senza lasciare visibili tracce dell'associazione tempi duri dunque che lasciavano poco sperare a prima vista in un'inversione di tendenza eppure anche questa volta il fuoco che aveva incendiato gli anni immediatamente successivi nel 1945, che non si era mai completamente spento negli anni del riflusso, riprese gradatamente a rivificare lo scenario politico e culturale. Nel 1955, con la nascita del Teatro Stabile della città di Torino, che nel 1957 sarebbe stato diretto. Da Gianfranco De Bosio, già partigiano e componente del Comitato di Liberazione Nazionale Veronese nel 1957, con la costituzione dell'ARCI. Nello stesso anno, la neonata casa editrice Boringhieri, riprendendo temi che avevano nel 1945-46 animato il dibattito tra i soci e fondatori dell'Unione Culturale, rilanciava con forza programmi e processi di provincializzazione della cultura e di abbattimento degli steccati tra quella scientifica e quella umanistica. Ideatore e animatore Paolo Boringheri, singolare figura di intellettuale che veniva dall'esperienza di direttore delle edizioni scientifiche in Audi, aveva alle spalle... La militanza antifascista negli organi direttivi del Fronte della Gioventù e con Felice Balbo di Minadio, Baldo Scassellati, Giovanni Cairola e pochi altri, la generosa utopica avventura dei comunisti cattolici. Nel 1959 faceva la sua apparizione, frutto dell'incontenibile passione e impegno di Adago Betti il glorioso e iconoclassico giornale dei genitori. Si costituiva sotto la presidenza dello storico Guido Quazza, una tra le poche voci fuori dal coro dell'università subalpina, il circolo della resistenza. Negli stessi anni si moltiplicavano i segni di una ritrovata solidarietà internazionale con il popolo algerino nella sua lotta di indipendenza contro la Francia. Con l'antifranchismo spagnolo, nelle sue prime eroiche battaglie contro il regime di terrore e di repressione poliziesca instaurato dal generale Franco dopo la caduta della Repubblica. Mentre ancora cresceva l'onda reazionaria, culminata nel 1960 nella formazione del governo Tambroni e nel tentativo di riportare all'onore del mondo fascismo e fascisti. Emergeva forte la volontà di riscossi. Cresceva, stimolata dal nuovo memorabile ciclo di lezioni sull'antifascismo, organizzato dall'infaticabile Franco Antonicelli, veicolato dalle canzoni di protesta del neocostituito gruppo dei Cantacronache, l'indignazione popolare. Si risvegliava lo spirito antifascista. Era come se quel vento del nord che tanto aveva spaventato nel 1945 le classi ambienti del nostro paese avesse ripreso prepotentemente a soffiare. La fondazione nel 1961, dopo la caduta del governo Tambroni, su iniziativa di Ada Gobetti, Franco Antonicelli, Roberto Bobbio, Giorgio Agosti del centro Gobetti ne sarebbe stato perciò naturale approdo e con le radici profondamente infisse in quel clima incandescente e nell'altalenante alternarsi di momenti di slancio rivoluzionario e riflusso reazionario ma già saldamente messe e ramificate peculiarità e valore aggiunto del centro in anni ben più lontani, gli anni di Piero Gobetti, della sua storia, della sua sfida al fascismo, del suo esempio di inflessibile intransigenza, della sua incontenibile ansia di esplorare ogni territorio del sapere, di quel modello di indagine che coniugava il rigore della ricerca con la militanza etico-politica, e che avrebbe ispirato nella miriade di progetti e iniziative. Tutta la successiva attività del centro ne sarebbe stato il più accreditato motore e interprete. E qui si conclude il mio intervento. Pura testimonianza, spero, non troppo laconosa e unilaterale, di un ventenne che ha baldanzosamente impreparato alla ribalta della vita politica e culturale il requieto viandante di quasi un secolo lungo di vita, oggi rilegge e ripensa al proprio passato e alle proprie scelte, ai tanti impervi sentieri su cui si è avventurato. E ancora nel centro Gobetti, nel calore e nell'entusiasmo di chi giorno per giorno ne anima l'attività, nella fraterna condivisione di speranze, utopie e battaglie, nell'aria respirata in quelle disadorne stanze in cui si è scritta una grande pagina di storia. Un sicuro punto di riferimento, uno stimolo a continuare, nonostante tutto, il cammino a non arrendersi. Buon compleanno, Gobetti!

E, e ovviamente ha insistito giustamente sul fatto che questo eh, panorama culturale fosse pesantemente ipotecato, condizionato da una situazione eh, politica ancora compromessa. Ne è risultata una valutazione disincant disincantata, eh, chiaroscurale. E quindi tanto più utile perché assieme agli elementi di incoraggiamento, soprattutto riferimento ultimo a Gobetti, al centro Gobetti e all'attività che ha svolta, a cui ha dato inizio, a cui ha dato abbrivio, ci hai dato occasione di riflettere anche su aspetti meno positivi e quindi di trarre dalla tua relazione delle, dei motivi di monito per il futuro yeah. ti ringrazio ti ringrazio adesso chiamo al iniziamo con finora appunto ripeto eh, gastone ci ha eh, dato una ci ha offerto una ricostruzione a tutto tondo della cultura torinese del dopoguerra adesso si tratta di ricostruire invece singoli tasselli eh, andando più nel dettaglio nell'analisi i eh, tasselli che verranno eh, esaminati come avete visto dal programma sono l'area laica l'area cattolica e l'area marxiana. Ma prima di fare questo, eh, ci concentriamo ancora un momento sul centro studi Piero Gobetti di Torino, eh, esaminandone le origini, le origini di una istituzione culturale. E questa relazione è affidata a Cesare Pianciola, che invito a avvicinarsi al tavolo. Ciao Cesare, vieni qua. Tu scegli la strada più difficile. Cesare Pianciola è stato assistente presso la Cattedra di Filosofia della Storia all'Università di Torino, quindi presso Pietro Chiodi. ha insegnato Storia e Filosofia nella secondaria superiore e attualmente nel Consiglio Direttivo del Centro Studi Piero Gobetti e del comitato editoriale dell'Indice dei libri del mese. Ricordiamo qualche libro tra i suoi, le sue pubblicazioni: Piero Gobetti, Biografia per immagini del 2001, Il, il marxismo militante di Raniero Panzieri, 2014, e poi Marxismo, mm. opera che mi è particolarmente cara perché è uscita. In una collana da me curata presso il mulino nel 2019. Ha anche curato con Franco Sbarberi la raccolta di inediti di Norberto Bobbio scritti su Marx, dialettica, stato, società civile 2014 e con Giuseppe Cambiano Esistenza, ragione, storia, Pietro Chiodi, dove però c'entra anche il mio maestro Bagnano, eh, nel 2017. Va ah bene, a te la parola. Grazie. Grazie di avermi invitato per una relazione che verte sopra i primi anni della vita del centro studi Piero Gobetti. Ho consultato i verbali delle eh, riunioni del direttivo e delle assemblee dei soci redatte nei primi anni con grafia precisa ed elegante da Giorgio Agosti che come scrisse scherzosamente Bobbio fungeva anche da elemosiniere trovando contributi presso enti pubblici e privati tra i documenti a stampa sono una fonte importante i 12 quaderni del Centro Studi Piero Gubetti, usciti dal marzo 1961 al marzo del 67. E I quaderni furono eh, la premessa di una rivista di maggiore complessità e ampiezza. Che è presa vita a metà degli anni '70 in collaborazione con l'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza e con l'Istituto Storico della Resistenza in Piemonte. Sono gli Annali di mezzo secolo, materiali di ricerca storica, che uscirono, il cui primo numero uscì nel 75-76. E poi, insomma, complessivamente uscirono 15 volumi fino al 2006. Nei quaderni del centro troviamo i discorsi di Passerendan Trev, di Bobbio, di Umberto Morra, di Luigi Emeri, per lo più in occasione dell'assemblea annuale dei soci. Leggiamo anche le tesi di Laurea Sugobetti per esteso o in riassunto e anche, troviamo anche una fondamentale catalogazione e raccolta di schede dei circa 3200 libri della biblioteca che era appartenuta a Piero, ad opera di Nini Castellani Agosti un registro prezioso che riporta anche le note in margine ai volumi e le note trovate su foglietti che Piero aveva inserito nei volumi stessi. L'inaugurazione del centro, come è noto, avvenne il 16 febbraio 1961 nella ricorrenza dei 35 anni della morte di Piero a Parigi. Avvenne in via Fabro 6, nei locali arredati con quanto rimaneva dei mobili e delle suppellettili delle stanze del primo piano, che erano state la dimora di Piero e Ada, quando si trasferirono in via Fabro dalla casa dei genitori di Piero in via 20 Settembre che avevano, eh, in cui dopo il matrimonio erano stati ospitati per eh, un certo periodo in quell'occasione della fondazione del centro venne steso dal notaio Bertolè l'atto con lo statuto e la nomina delle cariche provvisorie. Fu anche inaugurata la prima mostra itinerante sulla vita e l'attività di Gobetti, che poi ebbe una edizione molto ampliata 15 anni dopo, alla gamma di Torino, organizzata principalmente da Ersilia Alessandrone Perona, giovane ricercatrice che proveniva dalla normale di Pisa. E che dal 1974 ebbe un comando del Ministero della Pubblica Istruzione presso l'Istituto Storico della Resistenza in Piemonte. E iniziò così un'intensa collaborazione con il centro, dove avviava un prezioso lavoro storico-filologico sulle carte di Piero e di Ada, lavoro che continua tuttora. E grazie al quale oggi abbiamo una conoscenza della loro vita, della vita di Piero e Diada e della loro attività incomparabilmente più completa e ricca di quanto fosse quella degli anni e eh, dei primi anni di vita del centro, degli anni 60. Ma negli anni 70... Fecero le prime prove anche altri giovani studiosi, come Giancarlo Bergami, che nella seconda metà del decennio completò una utilissima, indispensabile guida bibliografica degli scritti su Piero Gobetti, 1918-1975, uscita dai Naudi nell'81. Ma torniamo alla fondazione. Per il 16 febbraio 61 Felice Casorati dipinse quella che è diventata l'icona più nota, più famosa, del giovane intellettuale. Ultima testimonianza della loro amicizia tenace, completa, perfetta, come aveva scritto sul mondo il pittore nel 1926. Casorati, che fu il promotore del centro, morì nel febbraio del 63, quindi poco dopo la fondazione. L'aneddotica vuole che il maestro arrivasse all'inaugurazione con la tela sotto braccio. Il 21 febbraio del 62, quindi l'anno successivo, l'Assemblea dei Soci confermò le cariche assunte in via provvisoria l'anno precedente. Venne riconfermato presidente Bobbio, che lo fu fino al 1993, quando gli subentrò Bianca Guidetti Serra. Furono eletti consiglieri. Giorgio Agosti, Franco Antonicelli, Mario Fubini, Aldo Garosci, Ada Marchesini Gobetti, Arrigo Olivetti, cugino di Adriano, Novello Papa Fava, Alessandro Passerendantrev, il quale tenne il discorso inaugurale. Nel 1965 si aggiunge al nucleo storico Guido Quazza che dall'anno precedente insegnava storia e storiografie dell'età moderna alla facoltà di magistero rafforzando così un legame con l'università che non mancava fin dall'inizio e infatti alla fondazione partecipò in veste istituzionale anche il rettore dell'università, professor Mario Allara. Paolo Gobetti sostituì poi Ada nel direttivo dopo la scomparsa, dopo la sua scomparsa di Ada nel 1968, e l'anno successivo vi entrò anche Galante Garrone. Siccome ad alcune di queste figure sono dedicate le relazioni, gli interventi di questa giornata e della prossima, al Polo del Novecento, tralascio i contributi specifici e attiro piuttosto l'attenzione, come ha già fatto Cottino, sul contesto della vita politico-culturale quando fu fondato il centro. La fondazione avvenne in un momento di crisi di svolta della politica italiana. È stato ricordato il governo Tambroni formato con il sostegno del Movimento Sociale Italiano e la rivolta di Genova del 30 giugno 60 contro il congresso del partito neofascista. Seguirono nei giorni seguenti altre manifestazioni antifasciste in tutto il paese, con scontri a Roma, due morti a Palermo, cinque morti a Reggio Emilia. Fausto Amodei scandì in una bella canzone dei cantacronache i nomi dei caduti di Reggio Emilia. Carlo Levi fu forse il primo a scrivere che era nata una nuova resistenza. Il 19 luglio Tambroni si dimise, si aprì la strada alla faticosa costituzione del centro-sinistra, prima nel 62, con il governo democristiano sostenuto DC Socialdemocratici eh, e Repubblicani, presieduto da Mintore Fanfani, con l'astensione del Partito Socialista. È il governo che attuò una serie di riforme, fra cui la scuola media unificata e la nazionalizzazione delle industrie elettriche. Poi nel dicembre 1963 ci fu il primo governo vero e proprio di centro-sinistra, con la presidenza di Aldomoro e la vicepresidenza di Pietro Nenni. Nella lettera inviata dal comitato promotore per la fondazione del Centro Gobetti si sottolineava il nuovo, cito, e crescente interesse che si viene manifestando, specie da parte dei giovani, per il fascismo e l'antifascismo. E ciò dà all'iniziativa un particolare valore di attualità. L'11 aprile 60. Erano iniziate le lezioni testimonianze dall'antifascismo alla Resistenza, a cui, che ricordava Cottino, alla Galleria d'Arte Moderna di Torino, proseguite poi, per il grande afflusso di pubblico, al Teatro Alfieri fino al 13 giugno. Le lezioni furono poi pubblicate dai Naudi con l'introduzione di Franco Antonicelli. La formula ebbe successo. Dal gennaio al giugno 61 si svolse un analogo ciclo a Milano e anche questo fu pubblicato da Feltrinelli nel 62 con un apparato a cura di Sergio Bologna. Ricordo anche un film documentario del 62 che all'epoca ci emozionò moltissimo. Allarmi Sanfascisti di Lino Del Fra, Cecilia Mangini, Lino Micicchè, con il commento di Franco Fortini. un bellissimo film, si trova su YouTube ed è tornato di grande attualità proprio in questi giorni. I promotori del centro insistono sul fatto che l'istituzione non deve trasformarsi in museo. Le parole conclusive di Ada all'inaugurazione vengono riportate da Saverio Vertone sull'unità del 17 febbraio. Non vorrei, così ha concluso il suo breve ma intenso e commosso ringraziamento la compagna del grande antifascista, che questo centro diventasse un museo. Esso deve essere invece una fucina di idee, di pensiero, di discussione da cui i giovani potranno attingere per tranne conoscenza, chiarificazione e incoraggiamento, quelli dice Vada. Ma nella stampa periodica è notevole soprattutto l'articolo di Norberto Bobbio, comparso su Resistenza, organo degli ex azionisti torinesi, nell'aprile 1961. Bobbio osservava che chi ha contatto con i giovani sa quanto sia difficile lavorare sulla storia contemporanea perché mancano i documenti, le collezioni dei periodici sono scomplete o non ci sono, eh, briciole sparse un po' dappertutto, dice Bobbio. L'idea di raccogliere a Torino in una sede unica il maggior numero di riviste, libri, giornali sugli anni gobettiani è di quelle che può dare ottimi frutti. E anche Bobbio conclude dicendo che il centro non vuole essere soltanto un museo o un archivio. Non basta custodire le memorie, occorre rinnovarle, prolungarle, vivificarle quindi si trattava in primo luogo di rendere disponibile gli scritti di Gobetti, le sue riviste, i suoi libri come autore e come editore, di costruire la rete gobettiana sia come memoria sia come ricerca storica. A partire dalla gobettiana società di amici su cui Pietro Polito ha scritto un bel saggio su mezzo secolo quella società di amici che si era riunita in via Fabri intorno a Ada, nella trigesima della morte di Piero, a ascoltare l'invito alla fedeltà pronunciato da Monti. Molti amici di Piero, a cominciare dallo stesso Augusto Monti, erano presenti dopo tanti anni nella fondazione del centro. I primi anni Sessanta sono il periodo in cui il pensiero di Gobetti veniva riproposto in forma più completa dopo le raccolte e le riedizioni uscite subito dopo la guerra. Non sto a ricordarle, dagli scritti attuali a cura di Umberto Calosso eh, del 1945 all'antologia della rivoluzione liberale di Novaleri, uscita da De Silva, appunto, su impulso di Antonicelli. Poi Spriano curò le opere complete per Inaudi e non è certo questo il momento di analizzare meriti e limiti di questa operazione che separava gli scritti politici da quelli di critica storica, letteraria e teatrale. Gli scritti storici, letterari e filosofici uscirono nel 69 e nel 74 quelli di critica teatrale a cura di Guazzotti e Carla Gobetti. Nel marzo 61 fu pubblicato da Feltrinelli il grosso volume della rivista il Piero Gobetti a cura di Leo Basso e di Luigi Anderlini che raccoglieva non solo gli scritti di Gobetti, ma anche molti scritti dei collaboratori alle sue riviste. Nel 64 la nuova edizione del saggio gobettiano, La Rivoluzione Liberale, suscitò una polemica nella carica di Triceinaudi per l'introduzione di Gaspare De Caro, che irritualmente vedeva in Gobetti un antesegnato del neocapitalismo suscitando le ire di Bobbio documentate nell'archivio della carica editrice. Nel 1966 uscirono da Sheviller i frammenti autobiografici curati da Antonicelli, l'editore ideale, intitolati L'editore ideale. Nello stesso anno Antonicelli dettò il testo della lapide che fu affisso accanto al portone di via Fabro 6. VI. Quindi ci fu una nuova e seconda stagione di studi gobecchiani, ma un secondo compito non era meno urgente, quello di rendere attivo per l'oggi l'ascito gobecchiano stringendo uno stretto legame tra ricerca storica e impegno politico. sul terreno dell'antifascismo, dell'opposizione al franchismo spagnolo e l'appoggio alle lotte di decolonizzazione del terzo mondo. La lotta antifranchista in Spagna catalizzava un impegno militante e anche di studio. Carla e Paolo Gobetti conobbero e fecero venire a Torino José Martínez che animava a Parigi proprio dal 1961, no? stesso anno, le edizioni del ruedo iberico cui collaborava un gruppo di esuli antifranchisti. Molti attivisti del centro Gobetti si impegnarono in vario modo a sostegno della resistenza e dell'opposizione a Franco. Bianca Guetti Serra che aveva già fatto un'inchiesta sulle carceri spagnole nel 1959, partecipò alla prima conferenza europea per l'amnistia ai detenuti e agli esiliati politici spagnoli che si tenne nel marzo del 61. Altri parteciparono alla spedizione, chiamiamolo così, dei cantacronache in Spagna per raccogliere documenti della eh, resistenza. Ne Nacque il libro di Sergio Liberovici e Michele Straniero con la collaborazione di Margot Galantigarrone, Canti della nuova reggezza spagnola, uscito dai Naudi. L'editore subì un processo per presunto bilipendio alla religione per alcuni testi delle canzoni riportate. Ma non c'era solo la Spagna? Beh, forse. Merita anche di essere ricordato che un numero dei quaderni del centro fu dedicato nel 1963 alla descrizione di questo fondo Spagna, che era già consistente anche per i lasci di Garosci, no? di... e eh, divenne poi eh, piuttosto cospicuo, piuttosto importante, si accrebbe di molto negli anni successivi. Ecco, dicevo però, non c'era solo la Spagna, lo scrittore angolano esule Fernando Costa Andrade visse per qualche anno a Torino, aiutato dai Gobettiani, poi divenne un personaggio importante nell'Angola indipendente. In un'altra direzione, gli studi, Robert Paris pubblicava e faceva conoscere... Maria Teghì e la diffusione del pensiero di Gobetti e di Gramsci nell'America Latina. Instancabile tessitrice di reti animatrice di queste iniziative politiche accanto a Ada e a Paolo fu Carla Nosenzo che nel 50, 1950 aveva sposato Paolo Gobetti. Cito dal bel necrologio che l'attuale presidente del centro, Marco Revelli, ha pubblicato sul manifesto nel gennaio 2018. Insieme, Paolo e Carla avevano fatto parte della redazione dell'unità da comunisti ribelli, quali erano anche contro la linea del partito. Carla lavora fianco a fianco con uomini, prosegue Rebelli, credo misurando le parole, come Norberto Bobbio, Franco Antonicelli, Giorgio Agosti, Alessandro Galante Garrone, fornendo loro supporto organizzativo, ma anche spingendoli sempre oltre le loro naturali prudenze e collocazioni sociali, aiutandoli a schierare il centro ogni volta sul fronte più avanzato che si trattasse dell'appoggio alla resistenza clandestina nella Spagna di Franco, della guerra anticoloniale algerina, del 68, del Vietnam, come della battaglia per la democratizzazione della scuola. Ultimo punto che vorrei sottolineare. Gli anni 60 sono segnati dalla ripresa delle lotte operaie dopo le dure sconfitte degli anni 50. Con l'inizio di un nuovo ciclo che va dai contratti del 59 al grande sciopero dei metalmeccanici del 62, cui partecipò anche la Fiat, fino all'autunno caldo del 69 e prosegue negli anni 70. L'otto operai è spesso guidate dalle nuove leve provenienti dalla massiccia immigrazione, soprattutto dal sud negli anni del boom economico. Attorno a riviste come Quaderni Rossi, Quaderni Piacentini, Classe Operaia, andò maturando una riflessione fortemente critica rispetto ai partiti della sinistra ufficiale. Se Gobetti fu eretico rispetto al pensiero politico del suo tempo, il centro fu largamente ospitale nei confronti di queste nuove eresie. Nel 62 Paolo, Carla e un gruppetto del nuovo spettatore cinematografico girarono in 16 mm il documentario Scioperi a Torino, con il commento di Franco Fortini e la colonna sonora di Sergio Liberovici. Sugli scioperi alla Lancia, alla Michelin e alla Fiat. Fortini nella colonna sonora citava Brecht, Chi è vivo non dica mai si riapriva una grande stagione di conflitti sociali nella quale molti giovani scorgevano embrioni di lotta diretta per il socialismo. Quando diciamo giovani si deve tenere presente che Raniero Panzieri, di cui dirà tra poco Marco Scavino, morì nel 1964 a soli 43 anni e fu fratello maggiore di militanti ventenni. Nell'archivio del centro ci sono molte belle foto scattate da Carla, dove i giovani dei quaderni rossi sono con Raniero Panzieri riuniti sotto il ritratto di chi aveva scritto sull'ultimo numero della rivoluzione liberale, poco prima di andare a morire in esilio a Parigi, la grande industria non si può sviluppare senza determinare un contemporaneo sviluppo delle forze del proletariato. E della sua capacità di difesa e di conquista. Questa è la chiave di tutta la storia europea futura. Dunque, concludendo, dall'antifascismo gobettiano alle lotte di studenti operai contro gli assetti tradizionali del potere politico, economico, ideologico. L'ultimo scritto di Ada sul giornale dei Genitori, prima della sua improvvisa scomparsa nel 68. Era intitolato Gli studenti hanno ragione. Ada diceva: Questa volontà dura e intransigente di rinnovamento totale, questa fiducia totale nell'azione per risolvere i problemi, non è forse quella che ci ha animati nella nostra lunga battaglia di antifascisti e di resistenti? Perché non dobbiamo riconoscere i giovani di oggi. Il merito di riprendere, naturalmente in condizione con metodi assai diversi, la battaglia da noi lasciata incompiuta. L'idea di una battaglia incompiuta, sempre da riprendere, da ricominciare, in nome del binomio storico che lega libertà e giustizia sociale, è il fil rouge della vita del centro in quegli anni e ne è stata la bussola etico-politica anche negli anni successivi. Vi ringrazio. Grazie Cesare per questa relazione dettagliatissima, dove però non ci sono soltanto i fatti, i dettagli, anche questi però sono importantissimi ovviamente, soprattutto se narrati con la precisione a cui ci hai abituati, ma eh, abbiamo eh, riscontrato in questa eh, relazione anche l'inserimento dei fatti in un contesto eh, storico, politico, culturale, indispensabile per la loro comprensione e soprattutto eh, per la loro valorizzazione a, ai fini di una, eh, di una rivalutazione attuale. Eh, adesso eh, veniamo dunque all'esame all delle, delle tre aree cui accennavo prima, l'area laica, l'area cattolica, l'area marziana. Per ciascuna di queste aree sono stati individuati, per così dire, degli eroi eponimi. Ovviamente eh, na, queste aree non si esauriscono nei, eh, nei, nei personaggi, negli autori che trattiamo, ma trovano in essi eh, la loro, le loro... La loro espressione eh, migliore. Quindi eh, per l'area laica eh, i, eh, gli eroi eponimi di riferimento sono Nicola Bagnano, Norberto Bobbio e Ludovico Giamonato Giamonà, secondo delle preferenze. E eh, ce ne parleranno Massimo Ferrari e Pier Paolo Portinaro. Scegliete voi l'ordine funzionale che ritenete funzionale di. Eh, presentazione. Massimo, venga Massimo Ferrari allora. Intanto io presento brevemente Massimo Ferrari che è nostro socio ed è professore ordinario di storia della filosofia all'Università di Torino. I suoi studi si sono principalmente rivolti Ecco, cambiamo il bicchiere. Eh, principalmente rivolti alla filosofia italiana tra 8 e 900 alla filosofia italiana contemporanea, al neocantismo tedesco, alla fenomenologia, al pragmatismo, all'empirismo logico, alla storia della filosofia scientifica e della filosofia analitica del Novecento. Come vedete, manca poco. Eh, è direttore del giornale critico della filosofia italiana ed ha collaborato in diversa forma, collabora in diversa forma a numerose riviste italiane e straniere. Ha fondato, in collaborazione con altri studiosi stranieri, eh, l'internazionale Ernst Kassirer Gesellschaft e fa parte del progetto di ricerca internazionale che comprende Vienna, Rostock e Graz, che pubblica l'edizione critica. Delle opere di Moritz Schlich. A te la parola, eh, direi tu stesso di che cosa parli, quali, quali autori hai scelto in questa triade di eroe e Grazie, eh, grazie Presidente per la sua presentazione, grazie naturalmente per l'invito. La... Eh? Un quarto d'ora? Un quarto d'ora? Va bene, Segnalami benissimo. Ecco, non credo che sia questa la sede per sottolineare ancora una volta l'importanza del neoilluminismo nella cultura italiana del dopoguerra, in particolare nella cultura torinese, tanto più che il neoilluminismo ha avuto il suo epicentro, le sue origini proprio qui a Torino e ha segnato una fase importante delle vicende filosofiche e culturali dell'Italia post bellica. Quando si parla di neoilluminismo, naturalmente una domanda che viene spontanea è proprio quella relativa all'etichetta. Perché neoilluminismo? O meglio ancora, qual è l'illuminismo del neoilluminismo? Carlo Augustoviano ha osservato in più di un'occasione che l'illuminismo dei neoilluministi non aveva molto a che fare con l'illuminismo storico di cui si occupava proprio qui a Torino in quegli anni Franco Venturi. Era un illuminismo rivendicato in forma di appello, di appello alla ragione, secondo la celebre formulazione che aveva dato Nicola Abbagnano a cavallo tra gli anni 40 e gli anni 50. Ma appunto l'appello alla ragione era una formula che circolava nell'Italia dell'immediato dopoguerra non solo a Torino. Nel 1946 Guido De Ruggero, che veniva dall'attualismo gentiliano, si era avvicinato a Croce, poi ha vissuto l'esperienza del partito di azione, pubblicava un libro, anch'esso di tipo programmatico, potremmo dire, intitolato Il ritorno alla ragione. E di ritorno alla ragione, di elogio alla ragione, si parla più riprese in quegli anni. A Firenze nel 1951 Alessandro Levi, non a caso studioso, Emerito di Cattaneo, pronunciava una nobile prolusione intitolata Elogio della ragione. Ed era nella voce di Levi evidente l'eredità di Cattaneo, il che significava un ricollegamento, una ripresa dell'illuminismo lombardo, di quella corrente minoritaria che poi Bobbio, nel 71, avrebbe raccontato in un bellissimo libro dal titolo Una filosofia militante. Nel 1948 A pubblica, sulla rivista di filosofia, un famoso articolo che è Il Manifesto del Neoilluminismo. E il titolo di questo articolo è Emblematico Verso un nuovo Illuminismo, John Dewey. Il nuovo Illuminismo, di cui a Bagnano si fa il fiere, è il risultato della confluenza di quelle che A Bagnano giudicava essere le correnti più vitali del pensiero contemporaneo: l'esistenzialismo il neopositivismo e il pragmatismo di Dewey. Era una formula efficace, era un programma ambizioso che aveva un'esplicita finalità di carattere non esclusivamente filosofico. Si trattava, così diceva Dagnano nelle righe conclusive, di una forza umana diretta a rendere più umano il mondo. Nuovo illuminismo, neo illuminismo come progetto di trasformazione, di nuova visione, di distacco marcato rispetto alla tradizione filosofica precedente e di apertura di un nuovo orizzonte ancora tutto da percorrere. Certamente in quella formula Abagnano coniugava l'intento programmatico e la sua stessa esperienza filosofica. E in quella convergenza tra esistenzialismo, neopositivismo e pragmatismo si potevano individuare già alcune delle linee di scorrimento di quella che sarebbe stata l'esperienza neoilluministica degli anni successivi, in cui via via la componente esistenzialistica si sarebbe decantata, o come dirà Bagnano, si sarebbe trasfigurata, e certamente la testimonianza più interessante di questo periodo iniziale, ma anche particolarmente vivace, del neoilluminismo, fu il centro di studi metodologici. Forte era la polemica da parte del neoilluminismo in confronto delle filosofie idealistiche, Croce in primis, ma anche un personaggio allora ancora attivo come Carlo Antoni, che sull'illuminismo avevano formulato un giudizio sin troppo noto per essere tanto riduttivo quanto storicamente infondato. Tutto questo suggerisce l'idea che l'opera promossa da Bagnano fosse innanzitutto una sorta di accreditamento, di riaccreditamento dell'illuminismo nella cultura italiana. E anche di una, potremmo dire, promozione dell'illuminismo come bandiera da sventolare, come bandiera da impugnare e come segnale di rottura rispetto alla tradizione più recente. Questo senza impegnare direttamente gli esponenti e i protagonisti dell'avventura illuministica sul terreno della ricostruzione storica o storico-filosofica degli illuminismi, come oggi più correttamente si tende a dire, non solo degli illuminismi, dell'illuminismo, ma degli illuminismi. Viene allora da chiedersi se quella bandiera che sventolava e che aveva giustamente anche l'ambizione di sventolare a lungo non fosse piantata su un terreno un po' troppo generico. Una domanda che... Possiamo porci, riflettendo in questa sede sugli anni che sono già stati oggetto di ricostruzione da parte di chi mi ha preceduto, la domanda che possiamo porci è se l'eredità gobettiana fosse in qualche modo presente nell'esperienza neoluministica. Nell Certamente nel caso di Norberto Bobbio la risposta non può essere che affermativa. Ma nel caso degli altri esponenti, almeno quelli torinesi del neoluminismo a Bagnano e lo stesso Gemonat, che pure aveva vissuto in prima persona l'esperienza della resistenza, la risposta deve essere sostanzialmente negativa. Nel famoso elogio della ghigliottina di cui aveva parlato Gobetti non si trova traccia nell'esperienza neoluministica degli anni 40-50. Eppure quell'elogio aveva un significato preciso. La figura di Gobetti l'abbiamo appena sentito, a Torino era in qualche modo tenuta viva da una tradizione che via via si sarebbe robustita e anche avrebbe trovato una sua, per così dire, istituzionalizzazione. E allora possiamo chiederci, e questa è la domanda che mi sono posto e sulla quale vorrei ragionare eh, per qualche minuto, che cosa potrebbe essere visto in Gobetti come di... Eh, un elemento che in qualche modo, sotterraneamente o eh, attraverso una ricostruzione post festum, potrebbe essere considerato un filone non sfruttato da parte dell'area neoilluministica. Per avviare questa riflessione, senza scomodare la categoria di modernizzazione, che è molto in voga, ma è anche eccessivamente ampia semanticamente per assumere un significato più preciso, Partirei da un episodio molto circoscritto, che tuttavia può forse aiutarci a ricostruire un pezzo di questa storia sotterranea. L'episodio circoscritto ha a che fare con il giovane Adriano Olivetti. Adriano Olivetti fu abbonato e sostenitore di energie nuove. Il padre, Camillo, fondò nel 1922 un settimanale intitolato Tempi Nuovi di cui era il direttore e che aveva nella redazione anche il figlio Adriano. Su Tempi Nuovi compariva la pubblicità della rivoluzione liberale. E la rivoluzione liberale restituì il favore pubblicando la pubblicità dell'ultima macchina da scrivere, la M20, prodotta da Olivetti all'inizio degli anni 20. Nel 23 in luoghi a noi qui molto vicini, in Piazza San Carlo, Gobetti, eh, Carlo Rosselli e Adriano Olivetti ebbero un incontro per discutere di quella che potesse essere una eh, prospettiva culturale e politica in un momento che era già denso di cupi presagi per la storia italiana. Di lì a poco Adriano Olivetti si recò negli Stati Uniti per visitare e conoscere da vicino il sistema industriale statunitense e sollecitava i suoi familiari a inviargli negli Stati Uniti la rivoluzione liberale. Queste circostanze trovano un ulteriore interessante elemento di arricchimento in un articolo che Gobetti scrisse nel 1925 sulla rivoluzione liberale in cui commentava l'autobiografia di Ford. Questo breve testo è estremamente interessante e direi anche che è tipicamente Gobettiano, innanzitutto perché eh, Gobetti individua un elemento che lui stesso chiama religioso, una sorta di sistema di morale, dice, nella visione del mondo, nella visione dell'industria di cui Ford si fa alfiere. Gobetti parla addirittura di ispirazione ascetica, fa, non a caso, un richiamo a una sorta di cliché protestante, sottolinea l'umanitarismo austero di Ford e sottolinea al contempo la sua energia di utopista. Queste parole sono parole che colpiscono il lettore se pensiamo che sono parole che sono state lette anche dal giovane Adriano Livetti. A un certo punto Gobetti fa una domanda, pone una domanda che non può non colpire il lettore. E cioè scrive, si sono resi conto di questi fondamentali problemi etici i progettisti dell'industria italiana? I fondamentali progetti, eh, aspetti etici, i problemi etici, sono quelli che eh, Gobetti ricava da alcune pagine dell'autobiografia di Ford. Alla fine di questo articolo, Dobetti fa un'ulteriore osservazione, anche se accompagnata da un giudizio critico, ma un'osservazione che anche in questo caso non può non attirare la nostra attenzione. Scrive infatti, a proposito di Ford, che Ford sogna per il futuro un'industria alleata all'agricoltura la vita dell'operaio divisa tra i campi e la fabbrica aggiunge con la sua sferzante ironia non ci commuoveremo per questi progetti pittoreschi e tuttavia questa utopia questo sogno questo progetto forse pittoresco di un'industria che sa tenere insieme il lavoratore dei campi e il lavoratore dell'officina a chi abbia a mente cos'è stata poi l'utopia ma un'utopia concreta, e non solo un'utopia astratta, di Adriano Olivetti, non può risultare come una sorta di invito a riflettere su questa linea sotterranea che collega, o che all'occhio del lettore potrebbe collegare, queste intuizioni di eh, Gobetti, che certamente fanno parte della sua visione più ampia della società dei produttori, di tutto quanto è stato ricordato anche oggi questa visione di Gobetti che si ricollega a quello che sarà poi il grande progetto di Olivetti della comunità che come tutti sappiamo ha preso avvio negli anni della guerra e poi conobbe la sua stagione più intensa, più felice anche negli anni 50. Ma perché tutto questo ha una qualche o può avere una qualche connessione con il neoilluminismo? Beh, tra le molte iniziative culturali che hanno connotato l'azione illuminata di Adriano Olivetti vi è la fondazione della Casa Editrice Comunità e della rivista Comunità. La Casa Editrice Comunità fu, nei primi anni '50 e poi anche oltre, una casa editrice che assolse una funzione pionieristica, perché attraverso le sue pubblicazioni incominciarono a penetrare in Italia quelle essenze sociali che, nei decenni precedenti erano state tenute in sostanziale sospetto da parte della cultura filosofica nazionale. E sono gli anni, è appena il caso di ricordarlo, in cui nascono i quaderni di sociologia, fondati da Nicola Bagnano. Quaderni di sociologia che vedono la collaborazione e il contributo fondamentale di Franco Ferrarotti e poi di Luciano Gallino, che entrambi appartenevano, hanno fatto l'esperienza dell'elite intellettuale raccolta a Ivrea intorno ad Adriano Olivetti. La rivista di filosofia, l'organo, per così dire, del neoilluminismo, per un breve periodo fu pubblicata dalle edizioni di Comunità. Insomma, una rete di rapporti che, per quanto frammentari come le tessere di un puzzle, ci autorizzano a chiederci se nell'esperienza del neoilluminismo di quegli anni in fondo l'incontro con Gobetti non sia stato un incontro mancato. O, se vogliamo formulare la domanda in un'altra maniera, se quell'incontro non avrebbe potuto fecondare, arricchire il profilo etico civile dell'esperienza neoilluministica, soprattutto per quella parte del neoilluminismo che, seguendo il programma di Abagnano e cercando di realizzarlo, in qualche modo diede vita certamente un'esperienza culturale di rilievo, ma la cui incisività sul contesto della cultura di quegli anni, che Gastone Cottino ha ricordato in maniera così efficace, fu forse inferiore a quella che avrebbe potuto essere. Certo rimane l'eccezione, e non è solo un'eccezione, ben inteso, e c'è cioè la figura di Bobbio. E nel contesto della brevissima storia che ho cercato di raccontare, è chiaro che la figura di Bobbio entra come una diversità rispetto al neoilluminismo di Abagnano. E della sua scuola. Resta però il fatto che questo capitolo è un capitolo che, se letto da questa prospettiva, da questo punto di vista, può forse riservarci qualche sorpresa o comunque può rivelarci qualche aspetto inedito rispetto alla narrazione dominante. Una narrazione che ha avuto un carattere spesso molto critico, veniva ricordato oggi il pessimismo di Bobbio, quel pessimismo. Bobbio lo fece valere anche nei confronti dell'esperienza neolinistica, considerandolo un'esperienza sostanzialmente chiusa e fallita già all'inizio degli anni Sessanta. Un giudizio certamente eh, molto duro, eh, forse eccessivo. Eh, non so, e chiedo a Paolo Portinaro se forse può dare una risposta a questa domanda, se in questa amarezza di Bobbio nei confronti di un'esperienza di cui lui stesso era stato partecipe vi fosse anche in qualche modo la consapevolezza che la vocazione etica e civile era stata eccessivamente blanda rispetto a un programma iniziale così ambizioso qual era stato quello di Abagnano verso un nuovo illuminismo. Vi ringrazio. Ringrazio moltissimo Massimo Ferrari per questa incisiva. Eh, un intervento che eh, direi eh, coglie il punto e anche se vogliamo mette il dito nella piaga. Eh, sicuramente l'illuminismo ha, ha voluto dire molte cose ha eh, voluto dire molte cose, anche perché rifletteva molti caratteri, molte personalità, e sicuramente sul problema della funzione dell'intellettuale, mettiamola così. Non, non si poteva pensare a una differenza maggiore che tra Bobbio e Abagnano. Quella è la posizione di Bobbio, lo sappiamo benissimo. Abagnano, anche teoricamente, spesso eh, ha detto sp espressamente eh, che eh, la funzione dell'intellettuale deve essere quella della difesa della libertà nel senso di essere intellettualmente libero e di sviluppare una ricerca teorica libera. Ha sempre rifiutato l'intervento. Eh, Dell'intellettuale, dell del filosofo, anzi lui dice il filosofo, un'edizione intellettuale nella società. E anche l'interesse eh, per, la, per, la, eh, per la sociologia è un interesse puramente teorico. Poi Ferrarotti lo aiuta ad andare in, in direzione diversa, ma il suo interesse era puramente teorico. Scusate l'intervento che eh, fa perdere altro tempo. Grazie, è veramente, veramente interessante. Venga allora. Adesso Portinaro. Allora, ah, no, anche brevemente, perché per Portinaro anche lo conosciamo tutti, professore ordinario di filosofia politica presso l'Università di Torino, eh, allievo di Bobbio, ha, ha poi studiato a Lungo in Germania. Eh, l'università di, di Tübingen, di Freiburg e poi di Mainz e, e poi ha insegnato anche, eh, è stato docente presso questo, queste università soprattutto Freiburg e Mainz, ehm, è direttore della scuola di dottorato non so se sia ancora valido questo, in studi politici e coordinatore di ricerca presso il Sonderforschungsbereich 537 dell'università di Dresda. Partecipa eh, eh, all'attività di molte eh, riviste, tra cui teoria politica e filosofia politica. Tra i suoi ultimi lavori, gli ultimissimi lavori, ricordiamo proprio cronologicamente: Le mani su Machiavelli, una critica dell'Italian theory del 18, e Italia in civile, la guerra senza fine tra elite e popolo, 2019. Però vorrei aggiungere che citare soltanto questi suoi sui ultimi lavori non rende minimamente giustizia ai suoi interessi, eh, che eh, spaziano dal, dal problema del liberalismo al problema della giustizia internazionale e a molti altri temi che sono stati in parte bobbiani e in parte sono andati molto al di là di Bobbio. Grazie, a te la parola. Grazie. Il mio intervento sarà un intervento molto circoscritto, anche per ragioni di tempo, credo, eh, eh, circoscritto al, a Bobbio e mi atterrò anche eh, abbastanza pedisequamente all'arco cronologico che questa sessione eh, prevede, cioè gli anni 60 e gli anni eh, 70, dando per scontate le cose che... Eh, già eh, rilevava Cottino in apertura che i tentativi di periodizzazione ehm, di una biografia intellettuale eh, sono sempre un'operazione difficile, arbitraria e lasciano un po' il tempo che eh, trovano. Tuttavia, eh, qualche indicazione a proposito di Bobbio già la possiamo eh, ricavare da una rassegna rapida delle eh, sue opere. Gli anni che vanno dalla eh, metà degli anni 40, al momento della ripresa eh, degli studi, alla fine degli anni 50, sono per Bobbio fondamentalmente. Gli anni in cui mette a fuoco ehm, il profilo dell'intellettuale eh, militante, definisce il ruolo del, eh, dell'intellettuale e notoriamente soprattutto nei saggi che convergeranno in politica e cultura e poi definisce le coordinate del suo progetto di ricerca teorico sul piano giuridico e sul piano eh, politico. Se guardiamo invece alla sua produzione a partire dalla fine degli anni eh, 50, eh, accanto naturalmente alla prosecuzione delle direttrici di ricerca più legate alla sua attività di insegnamento eh, accademico, rileviamo che eh, un fuoco. Eh, progressivamente crescente è costituito dall'attenzione per la tradizione italiana. È una riflessione sulla tradizione italiana che ehm, trova espressione in modo particolare eh, in alcune eh, opere che appaiono tra la fine eh, degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, ma che assemblano contributi nati appunto tra, da a partire dalla fine degli anni 50, sono ovviamente intanto il profilo ideologico del Novecento, che è un profilo ideologico del Novecento italiano, i saggi sulla scienza politica in Italia, con la ricostruzione del, dell'elitismo di Pareto e Mosca, ma ad arrivare all'elitismo democratico è il libro già richiamato su uh, Cattaneo, una filosofia militante. I primi due sono del 69, questo è del uh, 71. Accanto a ciò abbiamo un, un, una grande messe di uh, studi che uh, confluiranno proprio nei uh, volumi più propriamente gobettiani della sua uh, produzione. Eh, Italia Civile, prima di tutto, che appare già nel 64, poi i, i contributi raccolti in, eh, in Italia eh, fedele. Già Italia Civile ehm, si apriva con un saggio che era del 1958 intitolato Teorie politiche e ideologie dell'Italia contemporanea, a dare già l'indicazione di, quel, di quella direzione di ricerca che lo avrebbe eh, portato a riflettere così eh, insistentemente su un tema eh, classico del Novecento eh, europeo: il tema del tradimento dei chierici, il tema di Banda e soprattutto eh, riflettere. Eh, sulle esperienze e onorare le figure di quei chierici che nella tradizione italiana in realtà non avevano, non avevano tradito. I conti con la tradizione italiana che vengono fatti in questi due decenni, 60-70, eh, riguardano eh, sostanzialmente... Eh, Quattro eh, autori o quattro costellazioni di pensiero. Ovviamente, prima di tutto, per andare in un ordine cronologico che è innanzitutto oggettivo. Eh, il pensiero di Carlo eh, Cattaneo, con cui eh, Bobbio si era confrontato già a partire dagli anni della guerra con l'interesse specifico al tema federalistico, ma eh, che eh, lo ehm, Occuperà a partire dalla fine degli anni 50, quando cura eh, l'edizione degli scritti filosofici di Cattaneo, fino alla metà degli anni eh, 70, ehm, perché in fondo eh, Cattaneo. È l'autore che più di ogni, di ogni altro lo porta a tematizzare il nesso illuminismo, positivismo e storicismo. Nella sua nota definizione, Cattaneo è un illuminista nato. Nel secolo dello storicismo, nato nel secolo del, del positivismo. E a partire di qui, Cattaneo eh, gli eh, servirà con la sua eh, lezione di eh, rigore, con la sua lezione di estrema eh, lucidità e di concretezza come eh, eh, termine di confronto per ragionare eh, sulla crisi o sulla rapida evanescenza di quell'esperienza che è stato il neoilluminismo di fine anni eh, 40. E, Cattaneo è al tempo stesso l'autore che lo porterà nel corso degli anni fino all'importante contributo del 74, l'ultimo suo contributo importante su Cattaneo a ragionare sul rapporto riforme e rivoluzione. Fra l'altro segnalo: perché sta andando in libreria in questi giorni, forse sarà presentato al Salone del Libro che ehm, l'editore Donzelli eh, ha pubblicato l'ultimo corso che Bobbio tenne eh, all'università nel 78, che era proprio dedicato al tema riforma e rivoluzione, un tema eminentemente cataneano. Il secondo eh, motivo di interrogazione sulla tradizione italiana è ovviamente il nodo dell'elitismo. Eh, Mosca e Pareto eh, eh, sono eh, gli autori che definiscono questo torso di teoria che ha avuto tanta importanza per la teoria della democrazia novecentesca, ma lo, fa lo fanno in funzione antidemocratica. E come vediamo già dall'ultimo capitolo di quel libro, Saggi sulla scienza politica in Italia, Bobbio è interessato a vedere come da quel nucleo originario di un elitismo antidemocratico si sia arrivati al... Paradigma dell'elitismo democratico che ha dominato il dibattito politologico anche del secondo novecento, a partire anche dalle opere di eh, Sartori. E chi è il primo autore che ha individuato la pista su cui muoversi in questa direzione? È ovviamente Gobetti, che eh, costituisce il primo personaggio che compare in quell'ultimo capitolo prima di Burzio e di Guido eh, Dorso. Eh, la terza resa dei conti con la tradizione nazionale è ovviamente costituita da Gramsci. Eh, eh, Gramsci era certamente presente sullo sfondo di politica e cultura. Eh, certamente la sua distinzione intellettuali tradizionali-intellettuali organici è già lì, così come è eh, presente la riflessione sul rapporto tra il materialismo storico e la filosofia eh, di Benedetto Croce, è quello fra l'altro, il volume. Il volume Gramsciano dell'edizione. Ehm, e inaudiana che eh, viene eh, alcune volte non così frequentemente citato in politica e cultura ma eh, l'attenzione e l'approfondimento del pensiero di, eh, di Gramsci e del posto che Gramsci occupa nella cultura politica nazionale data dagli anni successivi fondamentalmente il eh, il suo contributo al convegno cagliaritano del 1967 che farà molto discutere, ma su su fino a un testo degli anni, degli anni eh, 70 in cui eh, torna appunto a interrogarsi sul ruolo di eh, Gramsci nella cultura politica nazionale. Qui il suo interesse non è soltanto teorico, connesso agli studi hegeliani che sono coevi. Il suo interesse è quello di porre anche in evidenza una specifica ambiguità di Gramsci e dell'uso che i comunisti italiani ne fanno per fondare la loro diversità. Non è tanto il tentativo di requisire Gramsci alla tradizione dell'azionismo, dell come alcuni sulla base della lettura, eh, soprattutto di Del Noce, avranno poi eh, suggerito fino ad arrivare alla. Con, Posizione di quella curiosa categoria che è il gramsciazionismo, non è certo questo che eh, Bobbio eh, intende fare nella sua rilettura di Gramsci, ma piuttosto di eh, mettere il dito su quello che è un problema oggettivo della cultura politica della sinistra eh, comunista eh, in questi anni. Il quarto appuntamento, che arriva più tardi, ma è eh, altrettanto gobettiano e forse più gobettiano dei precedenti, è costituito dal, dall'incontro con eh, Salvemini. Salvemini presenza nelle sue letture già eh, molto prima, indubbiamente, ma eh, se prendiamo il profilo ideologico del Novecento, ci troviamo un, un, una trattazione di. Salvemini che culmina nel giudizio Salvemini è stato un eh, democratico ma non è stato un teorico della democrazia eh, negli anni successivi in relazione ehm, a, a un paio di convegni eh, uno dedicato alla non filosofia di eh, Salvemini e un altro in cui interviene sul Rapporto tra Salvemini e, e la democrazia, Bobbio verrà correggendo questa sua lettura più riduttiva, mettendo invece in luce come Salvemini sia stato eh, effettivamente un importante teorico della democrazia che ha saputo riannodare quei fili sparsi che eh, la tradizione gobettiana aveva già variamente veicolato e che sono Cattaneo, che sono gli elitisti, perché certamente Salvemini è colui che porta eh, a compimento la costruzione del paradigma elitista democratico nella cultura italiana e certamente anche eh, la presenza di eh, Gramsci. Uh, questi testi uh, che ho adesso semplicemente enumerato e non passato convenientemente uh, in rassegna uh, sono al tempo stesso uh, stazioni di un disincanto crescente, di bobbio, di una riflessione critica sulla, sulle insidie della democrazia nel corso di questi anni. Non dobbiamo dimenticare uh, che... Eh, la posfazione non scritta del profilo ideologico del eh, Novecento avrebbe, secondo Bobbio, dovuto intitolarsi la libertà inutile, come lui eh, dice eh, adesso, alcuni anni dopo. Sono lieto di non averla scritta. E tuttavia, anche eh, se prendiamo la prefazione al saggio, eh, su Cattaneo, al volume su Cattaneo, anche qui troviamo eh, una pagina particolarmente cupa e eh, pessimistica fra quelle eh, di eh, Bobbio, in cui dice eh, che eh, la riflessione sull'esperienza cataneana lo induce a considerare. Quanto sia difficile e ingannevole e talora inutile il mestiere di uomini liberi. Sono quelli gli anni in cui eh, il disincanto nei confronti della democrazia eh, diventa in qualche modo eh, angoscia eh, di fronte alla eh, tragici, tragicità eh, delle esperienze. Che il paese sta attraversando. E allora voglio concludere eh, su un altro punto. Questi sono temi che richiederanno un approfondimento, certamente, nella versione scritta, ma un punto invece lo voglio ehm, richiamare spostando l'attenzione. Eh, su un altro fronte, perché credo che il gobettismo di Bobbio in questi decenni, 60-70, lo possiamo andare a ricercare in altri testi, in particolare quelli raccolti nel eh, volume edito dai Naudi eh, soltanto nel 2015 eravamo ridiventati uomini testimonianze e discorsi sulla resistenza in Italia 1955-1999 a cura di eh, Pina Impagliazzo e, e di Pietro Polito ehm, i testi principali eh, i testi più significativi eh, sono proprio degli anni 60, eh, 60, 70, e visto che lo si è già ricordato, vorrei eh, richiamare brevemente ehm, la sua testimonianza datata 2 luglio 1960 di un testo che porta il titolo Genova 1960. Sono le giornate già richiamate, le giornate di Genova dice Bobbio, rappresentano la condanna inesorabile, solenne, definitiva del fascismo in Italia. Avete voluto un giudizio d'appello? L'avete avuto. Ma questa volta non possiamo ammettere che si ricominci da capo. La sentenza questa volta è inappellabile. La tragicità dei decenni seguenti avrebbe mostrato a Bobbio che così inappellabile quella sentenza non era. Già commemorando il 25 aprile dell'anno successivo, eh, il giorno del 25 aprile appunto, doveva riconoscere che la prima delle grandi speranze generate dalla resistenza era andata eh, deluso. E correggeva eh, quanto aveva scritto l'anno precedente dicendo: La prima speranza era che lo spettro del fascismo scomparisse definitivamente dal mondo, e invece è soltanto nascosto, pronto a riapparire tra le rovine, e non ancora tutte, ripa le rovine, non ancora tutte riparate dalla guerra mondiale. Credevamo che la storia ci risparmiasse lonta di dover confessare che la rigenerazione non è stata completa, che nonostante le stragi, la pazzia sanguinaria, la disumanizzazione, e la bestialità, c'è ancora chi non solo ricorda senza orrore, non solo non prova rimorso e non si vergogna, ma ha il coraggio di vantarsi. Di quei misfatti. Potremmo rileggere anche il discorso sulla resistenza tenuto a Collegno il 25 eh, aprile del 72 per andare più avanti. Qui Bobbio ricorda che più volte le associazioni partigiane, i vari comitati antifascisti avevano chiesto alla magistratura di applicare una buona volta la legge Scelba. Registriamo con sconforto come a tanti anni di distanza siamo ancora sempre lì. Bobbio, in quell'occasione, metteva in guardia dalle analogie storiche e dobbiamo eh, certamente farlo anche noi. Gli anni venti non erano gli anni sessanta, settanta e non sono nemmeno gli anni nostri. E tuttavia, e tuttavia, abbiamo forse ragione oggi di essere come cittadini non solo turbati, ma anche preoccupati. Grazie. Grazie. Grazie a Pierpaolo Portinaro per questa relazione lucida, come sempre. Eh, la relazione che si può forse considerare in qualche modo complementare quella che abbiamo sentito prima, perché io ho l'impressione che il eh, diverso atteggiamento eh, che Bobbio ha nei confronti degli intellettuali rispetto a Bagnano. Eh, non sia determinato, questo non si può dire, ma vada un po' di pari passo anche con questo suo interesse per la riflessione filosofico-politica italiana che è sempre rivolta al sociale, al politico, eh, ad iniziare da, da Cattaneo, eh, Pareto eh, Gobetti fino alla fine, no? mentre in, eh, in, eh, in Abagnano questo non c'è. Abagnano ha uno scarso interesse per la filosofia italiana, eh, il suo interesse è per la filosofia eh, straniera, soprattutto anglosassone, ma, anzi prima eh, anche, non so, c'è anche Heidegger, poi viene la filosofia anglosassone, ma sono sempre autori che lo stimolano a trattare un problema teorico. Non esce un po' da questo, da questo schema. E per quanto riguarda la filosofia italiana, anche quando, quando tratta dei grandi filosofi italiani e contemporanei, a volte è, è che potrebbero avere una ricaduta anche sociale forte, pensiamo soprattutto a, a Croce, si può dire, penso eh, si possa dire anche del grande Bagnano, non li capisce fino in fondo. Grazie. Adesso, viene, eh, adesso ve, parliamo invece dell'area cattolica. Parliamo dell'area cattolica rappresentata da Augusto del Noce, Augusto Guzzo, Luigi Parison. Sarebbero dovuti intervenire, sarebbero dovuti intervenire Gianluca Cuozzo e Giuseppe Riconda, ma il professor Cuozzo... Eh, non, è, non ha poi potuto partecipare per ragioni personali, per cui eh, io, d'accordo con Pietro Polito, mi sono permesso di invitare eh, Giuseppe Riconda, amico Giuseppe Riconda, a eh, supplire in qualche modo surrogare questa: ma, no, surrogare no, a, a supplire questa mancanza, eh, dal momento che tutti questi autori sono autori di sua competenza, perché eh, Beppe vuoi venire intanto? Dov'è? Ecco, eh, in, perché Giuseppe Riconda eh, è, è stato allievo e assistente di Luigi Pareson, eh, forse uno scampolo finale di, 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 di assistentato con Guzzo, l'hai pure fatto, ecco, è stato anche uh, uh, assistente di Guzzo. È stato altresì presidente della Fondazione Augusto Noce, quindi ha eh, competenza e familiarità, competenza per e familiarità con tutti questi autori. Eh, vorrei ricordare soltanto che è uno dei maggiori rappresentanti del personalismo cattolico contemporaneo, e quindi ricordare alcune sue opere in quel senso: tradizione e pensiero, bene e male, filosofia della famiglia, filosofia della tradizione e così via, oltre a aver eh, studiato, essere un autore, uno storico di vaglia che ha eh, investigato alcuni eh, classici eh, fondamentali eh, come, come Kant, come, come Schelling, come Schopenhauer, come, come James. A te la parola. Grazie. Eh, io vi porto in una dimensione diversa da quella che abbiamo esaminato finora, in realtà questi quattro, filo, questi filosofi di cui vi parlerò, guardiamo la loro passione, non era politica, ma religiosa, la difesa della religione, se voi volete, no? non che la religione non potesse avere spazi politici, ma mentre Augusto Guzzo e Carlo Mazzantini di cui vi parlerò non andarono al di là. Di un generico liberalesimo, Augusto Del Noce e Luigi Parison vissero l'esperienza della resistenza antifascista. Parison addirittura fu sospeso dall'insegnamento per il suo antifascismo. Comunque, al di là delle differenze del loro pensiero, credo che si possano avvisare in essi un'ispirazione comune di base. Un tratto comune abbastanza generico, tuttavia sufficiente a distinguere la loro posizione da altre presenti nell'ateneo e nell'ambito culturale di allora. L'idea che il rapporto con la trascendenza sia costitutivo dell'umanità dell'uomo, al punto da improntare di sé tutta la sua vita spirituale. Guzzo. Fu collocato da Michele Federico Sciacca in quello che allora si chiamava spiritualismo cristiano. Ma egli non accettò mai questa sua posizione, definendosi invece idealista, nel senso di un idealismo platonico agostiniano, anche se il suo platonismo agostinismo era ben diverso dal platonismo agostinismo tradizionale. Guzzo. Che veniva da Napoli ma che visse la maggior parte della sua vita a Torino, era stato allievo di Sebastiano Maturi, rappresentante, si potrebbe dire, di un negherismo di destra con venature selinghiane. Del pensiero di Guzzo interessano due punti. Anzitutto, la sua critica all'immanentismo, poi in maniera la natura, la storia, diceva: un Dio o un valore o una verità. Che abbia la sua seità, e questa seità rende operante nell'intimo della natura e delle menti e coscienze umane, che, senza questa seità, l'immanenza si stemperebbe a ciò in cui è immanente, identificandosi con esso, anzi, un semplice chiusura nei fatti in un loro ordine compatto e invaricabile. Poi il significato cannette al Platonismo che non è quello che è la sua continuazione in Bruno e Spinoza, giusta l'interpretazione idealistica, ma in Agostino, esso è ben lontano dal platonismo volgare, che della sublime poesia delle essenze, cantata in un gruppo di dialoghi, ha fatto un telone stellato, interposto fra ciò che di divino spinge l'anima, e ciò che di umano, l'anima concreta, nelle opere irrepetibili, alle quali da vita il suo sforzo di rispondere, ciascun uomo con la sua responsabilità, alla divina esigenza. È il platonismo della stimolazione dell'uomo da parte del divino, voce nell'uomo di Dio persona che rivive trasfigurato nel cristianesimo. La verità è anzitutto fonte della vita spirituale, che muove e ispira l'uomo al alla ricerca dei veri storici dei veri storicamente determinati, senza esaurirsi in essa. Lo sviluppo del filosofale di Guzzo, che lo porta a teorizzare un intero sistema, l'uomo, è quello di mostrare la presenza di questo principio in tutte le attività umane, svolgendo una ricca fenomenologia di essa a partire dalla coscienza comune, dalla moralità, all'arte e alla scienza, per concludere con l'esperienza religiosa. Così, il suo sistema, Guzzo è l'ultimo dei filori stradiani ad aver tentato un sistema, si concreta una serie di volumi, a mio parere notevoli. Proprio per la concretezza viva della sua indagine, che si nutre di un'esperienza storica quanto mai larga e approfondita. Guzzo era passato dallo studio dei primi dialoghi di Agostino, anti-manicheo allo studio di Agostino contro Pelagio, insistendo sulla rilevanza che la sua dottrina della grazia aveva per la filosofia e poi allo studio della summa contra Gentes di Tommaso. Era in quegli anni abbastanza corrente l'opposizione fra Agostinismo e Tomismo, ma Guzzo, anticipando quella che poi sarebbe stata una linea maestra della storiografia successiva, Affermava invece l'agostinismo di Tommaso per quel che riguarda la teoria della grazia e conciò l'unità del suo pensiero di filosofia e teologia. San Tommaso, diceva, è un filosofo che filosofa, da gran filosofo alla luce della fede. Non si possono leggere questi suoi scritti senza pensare che un tempo in cui si dava per scontata la tesi della superiorità della filosofia sulla religione in genere, riducendo quest'ultimo un surrogato della prima, il razionalismo religioso, insomma, avvertiva chiaramente l'esigenza di una problematizzazione del razionalismo religioso, rendendosi conto che la sua mancata problematizzazione minacciava inevitabilmente la vita religiosa che pure si voleva affermare. Tutto questo è evidente nella prefazione della seconda edizione del suo Agostino contro Pelagio, vero punto d'arrivo di tutta la sua precedente attività teoretica e insieme preannuncio delle opere successive, scritto singolare, per lindicazione di continui scambi tra posizioni teologiche e posizioni filosofiche, che si fra la partenzare a un inevitabile condizionamento teologico della filosofia tesis notevolissima per quei tempi. Ora il gutto degli anni Cinquanta, impegnato nella costruzione del sistema di cui ho detto ha un po' lasciato da parte questi motivi, ma essi sono sempre stati alla base del suo filosofale. Emergono tutto tondo nell'opera che questo sistema conclude. La religione, che del razionalismo religioso evidenziato fra l'altro in Kant, in pagine esemplari, contiene una critica rigorosa. Questo aspetto del pensiero di Guzzo è stato ben sottolineato da Parison nella sua commemorazione del Maestro Linciai, con l'affermazione di una fondamentale ispirazione religiosa della sua filosofia, che avrebbe veramente raggiunto nel suo pensiero una perfetta corrispondenza tra la domanda filosofica e la risposta religiosa, fra l'ispirazione religiosa e l'espressione filosofica. Passo ora a Carlo Mazzantini e gli svolge un'originale reinterpretazione dell'ontologia atomistica. E la sua posizione è sempre lontana da quella di Guzzo, pure questa interpretazione lo porta a un'ontologia dell'inesauribile, cui fa da corrolato un personalismo prospettivistico. Ogni persona è prospettiva sull'essere, personale esistenzializzazione di uno degli infiniti aspetti secondo cui Dio è partecipabile e imitabile. Aspetto che trattandosi di essere spirituale è suscettibile di indefinito e mai concluso approfondimento. Approfondimento che non esclude smarrimenti e trascendenti. Eh, scusate, smarrimenti e, tras e tradimenti. Sebbene su questo aspetto, chiaramente enunciato, Mazzantini, conformemente alla sua sensibilità, non insiste come farà invece Parison? Ora, fra il movimento di pensiero che portava Guccio all'idea della verità come fonte e origine della vita spirituale senza mai esaurirsi in essa, e questo personalismo legato a un'ontologia dell'inesauribile ci ritengo un'affinità significativa, al di là degli involucri dottrinali da cui sono rivestito, che potrebbe anche risolversi per l'osservatore esterno, è una complementarità di aspetti di un nucleo comune. Allo svolgimento del patronismo in termini di inesauribilità corrisponde quello dell'essere tomistico nel medesimo senso di Mazzantini. Quanto all'altro motivo, la problematizzazione del rapporto tra filosofia e religione, in Mazzantini prende l'aspetto di una teorizzazione della ragione tale da lasciare ampio spazio al mistero. Mazzantini sembra qui percorrere una via tracciata da Marcel, quando nei suoi interventi a proposito della possibilità o meno di una filosofia cristiana parlava della necessità di una elucidazione metafisica della ragione e dei suoi contenuti razionali che ne facesse emergere il suo carattere misterioso. Il tema dell'ontologia dell'inerogibile è legato in Mazzantina a quello del mistero intelligibile, in cui si incontrano evidenze inclusive e inesauribile mistero, evidenza perfetta di quanto si manifesta, e mistero indefinito quanto alle virtualità che in questa evidenza sono presenti senza essere a loro volta evidenti, e che non si può capire prima che si disvelino come possono essere presenti, che l'essere si disvela come parzialmente evidente, mai però. Esaurito in ciò in cui si disvela, anzi, neppure esauribile in qualsiasi disveramento finito. La loro necessità si mostra negativamente come esclusione delle proposizioni che vi contraddicano. Positivamente, essa però non consiste nella necessità di una proposizione, ma piuttosto in un discorso sempre aperto ed esprimere. La verità è luce che illumina, non Forza che costringe. Il fatto è che per l'evidenza occorre lottare, che ogni evidenza a volte è un mistero, è suscettibile, anzi impone, un suo approfondimento continuo e mai chiuso ed è sempre esposta al tradimento al e all'oblio. Vengo infine ai filosofi della generazione successiva, del Noce Farisun, e qui devo aprire una parentesi rilevante per la cultura filosofica torinese. E certo, un filologo piemontese che non, non insegnò mai a Torino, È rifiutato il giuramento fascista, si ritirò a Costellamonte, Piero Martinetti, 1872-1946, tanto che si, parla, si poteva parlare da parte di Bobbio di un martinettismo torinese. Lui stesso, Raymondo, del Noce Parison. Nella filosofia di Martinetti era a grande rilievo il problema della presenza del male nel mondo. L'influenza su Martinetti del Noce iniziale. Parison lo incontra invece nel suo svolgimento de, nello svolgimento del suo pensiero. C'è un aspetto di questa seconda generazione, l'esigenza fortemente sentita di un filosofare che non prescinde dalla realtà storica. Del Noce la formulò chiaramente in una, una premessa alla nuova serie della rivista di filosofia dopo l'interruzione bellica, scritta assieme a Bobbio e Simonà. Era, nelle intenzioni di Del Noce, l'idea che non c'è altro accesso alla verità che quello storico, pur non risolvendosi mai la verità in questo itinerario. Era quello che più tardi, Parser, un formulò, contrapponendo il pensiero espressivo, non semplicemente il pensiero liberativo, di una verità separata dalla storia, ma il nesso pensiero liberativo-pensiero espressivo, espressivo della persona, che non può che vivere nella situazione storica, in essa trovando, meglio facendo immagine, i problemi con cui deve cimentarsi, è relativo di una verità metastorica entro la quale la metastoricità è pensata come infinita inesorabilità storica. In questo modo di dare le linee di dell ontologia dell'inrauribile quale è possibile nella nuova situazione storica c'è una continuità con quanto detto della verità come fonte orine della vita spirituale in guzzo e della inesorabilità dell'essere immadantino. Continuità reale per le noce che sottende l'ontologia dell'inesauribile di Mazzantini, limitandosi a sottolineare come essa possa accogliere in sé questo momento di storicità. <coughs> Ideale per Parison, che muove l'aguzzo, ma giunge un'ontologia dell'inesaurabilità per via autonome, attraverso un'imitazione sull'estetica, sulla storia della filosofia, sull'idealismo tedesco e l'esistenzialismo. Parison rispetto a Guzzo e Mazzantini, insisteva piuttosto sulla novità che la sua posizione importava, una teoria dell'interpretazione dell che al resto lo fece di lui un classico dell'ermeneutica contemporanea, assieme a Gadamer e Ricœur. Filosofi come Marx e Nietzsche, che la filosofia accademica espungeva dalla sua considerazione, Dovevano essere introdotti nella storia della filosofia e con essi, come alternativa al loro pensiero, altri pensatori che da questa storia della filosofia erano sempre stati tenuti in margine. Pascal, Kierkegaard, Dostoevsky. Questi diventano i nuovi classici, da cui, non, da cui non si può più prescindere. E questo ci porta all'altro tema, quello del razionalismo religioso. O più in generale di quello che questi filosofi chiamavano razionalismo metafisico, pensando alla sua forma in Hegel. Il grande ostacolo che si trovava di fronte a chi volesse fermare un pensiero religioso di ispirazione cattolica era questo razionalismo, presupposto comune dominante nelle filosofie del tempo, nelle loro formulazioni di un umanesimo finitistico-storicistico, quando non si richiudevano. Nelle problematiche metodologiche che ricordo che anche questo è il periodo della cosiddetta sprovincializzazione della filosofia italiana, in cui sorgono le grandi simpatie che andranno sempre più affermandosi per il nuovo empirismo. di questo nuovo umanesimo, formulazione coerente dal marxismo, a cui molti si accostarono, La critica al razionalismo metafisico doveva essere svolto nel nuovo contesto culturale e rinunitato alle fonti della situazione di crisi del mondo presente, come introduzione alla quale fu individuata la distruzione della dialettica hegeliana. Il libro di Carlo Evis, da Hegel a Nietzsche, Uscito a Zurigo nel 1941, anticipato per le sue cesi essenziali in un saggio del 1934, apparso nel 1935 sul giornale Critico della Filosofia, che Pazio giudicò veramente innovatore, prontamente, prontamente tradotto in italiano e pubblicato dai Naudi nel 1949, ebbe una certa diffusione importante in quel tempo. Le analisi di Padre e del Noce coincidono per l'espressa espressa dichiarazione. La prima critica al rassemblerismo religioso è come è noto in Pascal, nella sua tesi della complementarità tra deismo e teismo ed dell'equidistanza dal teismo cristiano, dal deismo e teismo. Ora, l'originalità di questi pensatori era di applicare questa dialettica alla storia. E non deve sfuggire il carattere anticonformistico di questa applicazione, in un ambiente in cui si pensava che l'unica dialettica fosse quella e che gli alla marxista, e che le visioni della vita religiosa avessero il loro difetto proprio dalla loro incapacità di dar ragione della storia contemporanea, di fornire orientamenti per muoversi criticamente ed equamente in, in essa. Assumerò. Come espressione di questo aspetto, il saggio di Paris, Un'esistenza persona, su Kierkegaard e Feuermann, semplificando all'eccesso una problematica assai ricca. Kierkegaard ha come avversario immediato non l'ateismo, ma la filosofia cristiana di Hegel. Pure la sua critica al rationalismo metafisico heidiano può essere intesa come critica all'eteismo nella misura in cui vede chiaramente che l'ateismo è il risultato ultimo del processo di secolarizzazione del cristianesimo. E' qui che si mostra quell'applicazione alla storia della filosofia o più in generale alla storia della cultura occidentale di quello che potrebbe dirsi il teorema pascaliano circa la complementarità di ateismo e deismo, che appare chiaro. Quando deismo si sostituisca al razionalismo metafisico. Generalizzando questo punto al di là degli autori in esame, si potrebbe dire che storicamente si sono dati due momenti di questo processo. Per il primo, si cerca una trascrizione dell'assoluto in termini di razionalità, si allora al sorgere delle filosofie del divino immanente. Per il secondo, si abbandona l'idea stessa d'assoluto perché la riduzione a Dio, di Dio alla grandezza razionale, di cui in qualche modo posso disporre, è il primo passo per sbarazzarsi. Loewe scrive che dell'egeliano dell spirito assoluto non è rimasto che lo spirito del tempo. La superiorità di Kierkegaard nei confronti di Feuerbach è per Parison nella sua maggior radicalità nella critica di mentre Feuerbach, si limita a criticare le conclusioni che Hegel trae nell'orizzonte del razionalismo metafisico, richiamando la maggior coerenza, la critica di Kierkegaard darde sull'essenza del razionalismo metafisico stesso. Egli tronca le radici, quella possibilità di passare dalla filosofia cristiana di Hegel all'ateismo che nell'orizzonte del razionalismo è certo inevitabile. Ma il punto veramente interessante di questa nuova generazione è l'approfondimento del problema del male. Ma come mai questo problema che le prime generazioni non sentivano si è posto una sorgenza inevitabile? Credo che ciò dipenda proprio dall'aver Parison come del Noce introdotto nella storia della filosofia la considerazione dell'ateismo e del nichilismo sino a pensare che sono parole di Paris, Una professione di cristianesimo che intenda porsi come attuale non può non trovare ateismo e nichilismo come problemi interni, come possibilità la cui considerazione e il cui superamento sono essenziali per la sua stessa affermazione. Ateismo e nichilismo, già in loro tempo il primo termine era quasi scomparso a favore del secondo, comportano entrambi l'idea dell'accettazione della realtà mondana come ultimativa e per potersi attarmare debbono in qualche modo negare o attenuare il senso del male, oscurandone la presenza. La presenza del male deve essere negata o attenuata in quanto essa rende difficile questa accettazione. L'esperienza del male e l'inevitabilità dell'invocazione aprono infatti allo spazio di Dio. Se non a Dio. L'ateismo, per, per affermarsi, aveva dovuto lasciare cadere gli elementi pessimistici dell'ateismo negativo, teoricamente instabile, in quanto contestazione di Dio nel nome di Dio. Il nichilismo, per affermarsi, aveva dovuto lasciare cadere ogni elemento di tragicità. All'ateismo negativo e al nichilismo tragico era seguito un ateismo positivo e un nichilismo confortevole. Colché non voglio dire che il pensiero religioso di Paris del Noce sia puramente reattivo a una situazione storica, voglio dire però che un pensiero religioso non può non affrontare il problema del male e che nella situazione attuale la proposta di un pensiero religioso non può che prendere aspetti, sono di nuovo parole di Paris, polemici e conflittuali. C'è una correlatività fra tra idea di Dio e idea del male. La scelta che si apre è quella di negare tanto Dio che il male... Eh, ma chiudo subito, basta. No, no. no, io chiudo subito. Ma avete detto allungare o allungare? Come volete? O affermare santo Dio che il male. La prima è la scelta dell'ateismo positivo e del dichiarismo. Vedete, qualcosa. Eh, eh No, non, no, po non posso. A questo, oh, oh, no, vai, vai. A questo punto le linee del noce pare non divergono. Il problema del male è discusso dal primo nei quadri di una revisione della storia della filosofia, dettata dalla presenza in essa dell'ateismo, della filosofia nella storia di una meditazione etico-politica. Dal secondo, nel contesto che non si userai a definire, schiettamente speculativo, che lo porta ad un'ontologia dell'interrorribile e ad un'ontologia della libertà. Del Noce reagiva imbraccimente alla concezione che vede nella modernità per quello che è di Vailo, un processo di scolarizzazione inteso come una corsa verso l'immanentismo radicale. Egli pensava che questa concezione fosse la base di molta filosofia moderna e contemporanea, anche quando, non chiaramente esplicitata. Del Noce non negava che questo processo avesse avuto luogo, ma contestava che esso esaurisse la modernità. Del Noce, sono cose note che riassumo brevemente, avanzava l'idea di una fondamentale ambiguità del pensiero di Cartesio, tra Cartesio, parte dell padre dell'immanentismo moderno e Cartesio, filosofo della libertà, iniziativa di una linea di pensiero religioso. Da esso. Deriverebbero due momenti di pensiero. Quello immanentistico, oggi potremmo dire, della secolarizzazione da Cartesio a Nietzsche, che passa per il Rinascimento, opposto all'umanesimo, la Riforma protestante, l'illuminismo, l'egromarxismo, con la critica della religione di Nietzsche presa come simbolo del nichilismo contemporaneo, e un secondo che adesso si costituisce come alternativo che passa attraverso l'umanesimo, opposto al reggimento, la filosofia della riforma cattolica, Pascal Mabran subico per giungere allo Rosmini oltre, un oltre che comprendeva l'esistenzialismo religioso e il teismo esistenziale di Genson. Egli sottolineava in questo secondo movimento che, solo, che in questo secondo movimento non solo abbiamo una reazione, ma una vera e propria restaurazione creatrice, non un semplice richiamo a tradizione, ma un approfondimento. Questo approfondimento è reso possibile per l'intensità con cui i suoi autori hanno vissuto la problematica maturata del primo movimento, escludendo nei suoi confronti sia una critica accettazione, sia un generico rifiuto che potessero portarle a evitare una verifica critica delle tesi da loro proposti. Di nuovo ho semplificato oltanto una problematica complessa. Qui approfondirò solo un punto, perché mi sembra quello la cui affermazione è maggiormente problematica. Il senso che ha per Del Noce l'attualità di Rosmini. Punto tanto più importante in quanto Del Noce assegna a Rosmini la rilevanza per il momento di una riformazione del pensiero religioso che pare lo assegna a Esso consiste nel dirse Rosmini il critico delle ideologie, il cui senso del Noce raccoglie nella suggestiva formula di Illuminismo dopo la rivoluzione. La filosofia di Rosmini e di Udizio di Del Noce è nata e si è sviluppata in un ambiente molto simile a quello in cui viviamo oggi, dopo il fallimento delle grandi rivoluzioni, e non manca analogie fra l'ideologia e il sociologismo contemporaneo, almeno in ciò. Che entrambi mirano a sostituire la scienza alla filosofia per la comprensione dell'uomo. Ma certo, la questione sarebbe posta superficialmente se si parlasse solo di analogia. La tesi delle noce è che la rivoluzione russa, che considera la matrice di tutte le religioni del Novecento, non solo sia analoga a quella francese, ma che entrambe siano spiegazioni di un'unica essenza, tanto che i due secoli precedenti e l'attuale possono essere disegnati come l'epoca della rivoluzione in cui questa idea si è svolta e fallita lasciando però conseguenze che hanno mutato lo status quo. Il fallimento della rivoluzione avviene per una decomposizione interna degli elementi che entrano in essa che è decomposizione del marxismo in cui questa idea giunge a piena esplicazione. La rivoluzione di cui il Novecento ha conosciuto l'attuazione e il fallimento, è proprio quella marxista che ha avuto un'estensione universale. È importante sottolineare questi due termini, attuazione e fallimento. Da una parte il suo fallimento non è da considerarsi solo nei paesi in cui non si è realizzata, che anche dove è giunta l'attuazione si è avuto una genesi dei fini. Dall'altra parte occorre aggiungere... Che anche dove non è giunta ad essa, ha avuto una funzione fondamentale nel mutamento della situazione del tempo. La tesi che delle noti cerca di far valere è che il marxismo ha avuto una molteplicità di espressione e sviluppo, ma che può essere definito nell'insieme per due tratti fondamentali: i supporsi come materialismo storico e materialismo dialettico. Per materialismo storico si intende come noto la dottrina secondo cui la struttura base della storia è costituita dai rapporti economici di produzione e gli altri eventi che entrano in essa sono da essi determinati e si configurano come loro espressione. Dal materialismo dialettico si intende la considerazione di questi rapporti secondo le leggi della dialettica. Il termine dialettico indica che lo sviluppo avviene attraverso la negazione e contraddizione. La contraddizione e la negazione diventano il principio motore della storia. Il fondamento della prassi rivoluzionaria trasformatrice e forniscono al marxismo una specie di formula ideale. La difficoltà del marxismo è di tenere fermi insieme entrambi i momenti. La risposta data dal capitalismo, di cui la società fluente o tecnocratica in cui viviamo, e secondo Del Noce l'ultima espressione, la risposta data, dicevo, del capitalismo al marxismo è stata quella di ridurre il marxismo e l'ideologia, espressione di forza sociale da inquadrare in un sistema di forze sociali del cui equilibrio la nuova società si presenta come garante. Questa riduzione del movimento dialettico-ideologia avveniva attraverso l'estensione massima di uno dei momenti del marxismo a scapito degli altri e trovava quindi nel marxismo stesso le condizioni del suo successo. Del Noce insisteva sul carattere religioso di questa società, l'unica diceva sorta su vari religiose, anche se per la ventura di circostanze storiche la religione che rifiutava innanzitutto quella secolarizzata contenuta dal marxismo, e riteneva che così dovesse essere dominata non solo perché si affina per il suo sviluppo alla tecnica, ma perché dominata dal pensiero tecnico, intendendo per pensiero tecnico un pensiero espressivo che non trascende in quel modo l'ambiente storico e strumentale. In essa i rapporti tendono a farsi strumentali. Il relativismo espressionistico ha come conseguenza lo strumentalismo. E questa è la faccia oscura del relativismo, che si dà come quello che solo è capace di garantire la pace, il benessere conseguenza chiaramente denunciata da padre. Ora del noce si domanda se la crisi di questa società che, stava ai, suoi tempi, che ai suoi tempi cominciava a mostrarsi non potesse essere pera come una specie di introduzione negativa al recupero di quell'immagine tradizionale dell'uomo di cui ho parlato all'inizio, almeno nel senso di farci comprendere il significato, la rilevanza e la qualità storica il recupero dei valori etico e dei migliori, doveva per le passare di qui. Il contrario di un rapporto strumentale è un rapporto di rispetto. È il minimo che un etico esige, il rispetto di sé e degli altri come fine in sé. Ma come è possibile affermare quest'idea se non contendere con quella che viene all'uomo, qualcosa di cui non si può disporre? Una dimensione per cui è in lui un riflesso del divino e che perciò merita infinito rispetto. La parte sua, Del notte pensava che solo un radicale mutamento di paradigma, quale una rinascita religiosa, potesse oltrepassare la crisi attuale. Ma anche riteneva questa rinascita in nessun modo garantita. Sua sono le amare parole. La fine dell'uomo non è contraddittoria né sul piano morale né su quello fisico. Ma questa definizione beh, posso saltare un po'. Va. Okay. <ride> beh, adesso finisco. Hai eh, ragione. Chiudo, so, chiudo. Di... Ma... ma da 20 a 30 minuti, non 45 minuti. no? 45. No, ma hai detto 40 minuti. Perché mi hai detto un'ora? Poi mi hai detto 40 minuti. Insomma, ma io volete finisco, non ho problemi. Cioè non è che voglio imporre no. Allora, vado avanti. Ho già detto. Cioè, cerca di concludere. Eh, certo, di, beh, io so, 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 continuo a fare le conclusioni. Del noce ha dominato la sua filosofia, ontologismo. E con questo termine intendeva disegnare una filosofia che fermava a revisarsi dell'uomo, nella sua sentenza e la sua situazione di peccato che rinvia al problema della libertà e il mistero. Ho già detto delle differenze fra l'ontologia mazziniana, che ha pur rivisitata da Del Doce, e l'ontologia parisoniana, simili per quel che riguarda il motivo teoretico di fondo, ma diverso per quel che riguarda le maestrici culturali e la grande fecondità che la seconda nella connessione con stetica e armeneutica. Parison fa emergere il suo personalismo ontologico dall'esistenza, e sono convinto che in questo ambito intendesse collocare il suo pensiero. Il personalismo di Paris, di matrice esistenzialista, portava in primo piano il problema della libertà, in quanto tutti i grandi rappresentanti dell'esistenza filosofia, Heidegger, Jasper, Berger, Marcel, pensavano che il rapporto esistenza-essere coinvolgesse come rapporto essenzialmente problematico la libertà. Ma c'è di più: il tema della libertà è incontrato da Paris e in Fichte, critico antelettera. Nello Schelling post-Gehliano, idealmente post-Gehliano, e in Dostoevsky. Se la critica al nihilismo passava per il Nieto attraverso il pensiero franco-italiano, per Parison passava attraverso Schelling e Dostoevsky. Del Noce è a parlare della filosofia dell'ultimo Parison come una riaffermazione di Sellen-Doponice. Concludo subito. Credo che la formula sia esatta. Ma penso che sia necessario, se me a pensare alla sua influenza sul pensiero russo e ad ossiaesi. Il significato della leggenda del grande inquisitore era per Parison tutto nella scoperta del carattere abissale della libertà. Non è possibile qui addentrarmi nella teoria dell'interpretazione di Parison. Mi rivedrò ad affermare che Parison. Ha sempre rifiutato le armeneutiche che indebiliscono, addirittura abbandonano l'idea della verità, qui e fra l'altro il suo grande dissenso con Vattimo, che riducono, sulle sue parole, l'empirismo superiore dell'armeneutica a un piatto empirismo. Egli ha sempre insistito sul rapporto che si dà nell'armeneutica tra verità e libertà, fino a dire che non c'è altro accesso alla verità che alla libertà, questo potere ambiguo. La pace di consenso e di rifiuto, di me e di male. La fedeltà alla verità, la fedeltà all'essere che l'interpretazione esige non è in alcun modo garantita. Un esercizio di libertà eh, è un esercizio di libertà che rende il contesto dell'interpretazione drammatico, carico di conflitti, di contraddizioni, di angoscia. Ora, a dichiarazione di Pari nello stesso... Proprio l'approfondimento di questa tematica della libertà costituisce il tratto d'unione tra pensiero ermeneutico dell'ontologia ontologia dell e quello chiamato pensiero tragico, ontologia della libertà. I due principi del pensiero tragico, che tanto interesse indubbiamente hanno suscitato nell'ambiente contemporaneo, sono quelli della realtà positiva del male legata alla libertà e quello della solidarietà degli uomini nella colpa del sofferente. Pare il primo di questi due motivi sino a un ripensamento radicale dell'essere che identifica ora con la libertà. Dio è pensato non semplicemente come essere bene, ma come scelta originaria dell'essere del bene che racchiude in sé la possibilità del male e quindi in un certo senso lo E questo è il celebre discorso temerario del male tale possibilità è scartata e vinta all'eterno da Dio ma l'uomo l'ha realizzata nella creazione scatenando un dramma di consapevolezza, sofferenza morte e redenzione che tocca l'uomo e insieme il tragico è il fatto che non c'è redenzione se muove attraverso la, la libertà e la, e la sofferenza chiudo allora questa filosofia pure, che ha tanto insistito sul male, più proprio, finisce con un grido di assolutezza del bene, che sorpassa ogni nostra concezione, che è inimmaginabile, impensabile, che può essere evocato solo in termini contraddittori. Nella lotta contro il male, noi conosciamo il bene solo nella lotta contro il male e siamo immersi in un'ambiguità irriducibile che per quanto sappiamo potrà durare sino alla fine della storia, ma speriamo a un bene puro, al di là di ogni male possibile. Questo è ciò che si esprime nell'idea di giudizio finale e di apocatastri. le profondità impenetrabili e insondabili da parte del nostro pensiero non riguardano solo l'abisso del male e la libertà, ma anche il bene che aspiriamo con tutte le nostre forze. Ma che nella sua purezza sfugge ogni nostra rappresentazione, e rompendo in noi come altro, che soltanto in certi momenti della nostra esperienza va rugida in modo frammentario e simbolico, ricordandoci tuttavia, in tal modo il suo misteriore agire della storia, e il carattere trascendente dell'escato. Ritorniamo, ritorniamo al mistero, alla filosofia come sforzo per sondare un mistero che dopo tutti i nostri sforzi è statale. Come ho già detto, nel presentare questi filosofi del tempo concesso, che non mi è stato concesso, ho replicato il, il loro pensiero, presentando quasi dogmaticamente quello che è frutto della ricerca sempre aperta, sacrificando la ricchezza di molti svolgimenti. Me ne scuso con quelli che hanno frequentato i loro stretti. Spero però di essere riuscito a evidenziare la presenza di una problematica che non mi pare possa essere priva di interesse anche come credo sulla massima perché non accetta le proposte da, da essere che conferisce al pensiero religioso tunedele una fisionomia in conflitto grazie grazie allora ovviamente si trattava di uh, prospettive filosofiche uh, più lontane dal uh, eh, dalla tradizione del centro di studi e tuttavia ovviamente eh, questo rientra anche in quella cultura torinese eh, che deve essere compresa nel suo complesso per capire anche il, eh, il centro di studi eh, e quindi è stato molto utile sentire eh, riconda adesso passiamo all'ultimo punto se puoi lasciare il agli ultimi relatori, eh, l'area marziana, Raniero Panzieri e Claudio Napoleoni. Allora spero che eh, ci siamo intesi eh, bene questa volta eh, con eh, Roberto Marchionatti, dovrebbe fare una brevissima introduzione al problema del marxismo. Per lasciare poi parlare gli altri eh, due eh, relatori eh, sui due. Brevemente sui due autori. Eh, prego. Grazie. Sì, il mio compito qui è modesto: introdurre eh, o meglio fare da premessa alle relazioni che eh, seguiranno su Panzieri e Napoleone. Ora, eh, Raniero Pazzieri e Claudio Napoleoni sono, è ben noto, due eh, importanti esponenti della nuova riflessione su Marx in Italia negli anni 60 e 70. Il loro, possiamo dire, è un tentativo di rinnovare il marxismo, rileggendo Marx, hm? al fine di eh, comprendere un punto cruciale, cioè la natura di quello che allora No? Eh, venne definito come eh, neocapitalismo mm? una riflessione da loro che è al contempo analisi rigorosa dei testi questo va sottolineato ma anche mm? proposta politica mm? non sorprende quindi che il loro impatto sul, nel mondo marxista italiano sia stato di e non solo marxista sia stato di grande rilievo e di non breve durata negli anni 60 e 70 Panzieri e Napoleoni eh, erano nella loro piena maturità intellettuale. Panzieri era nato nel 21, Napoleoni tre anni dopo nel 24. Breve, troppo breve. Come sappiamo sarà la stagione di Panzieri che morirà, è stato ricordato nel 64, più lunga quella di Napoleoni che attraverserà da protagonista, possiamo dire, il dibattito. Teorico, soprattutto quello teorico ma anche politico degli anni 60 e 70 e parte degli anni 80. A Torino eh, Panzieri e Napoleoni giungono in momenti diversi, Panzieri alla fine degli anni 50, Napoleoni oltre dieci anni dopo. Panzieri arrivò infatti a Torino nel 59 per lavorare alla casa. Editrice in Audi, dopo aver lasciato eh, a Milano la direzione di mh, Mondo Operaio, cioè la rivista del Partito Socialista. In essa, un anno prima, nel 1958, aveva pubblicato insieme in collaborazione con Lucio Libertini le famose sette tesi sulla questione del controllo operaio, no? che suscitarono un ampio dibattito e forti polemiche eh, nella sinistra italiana. A Torino, eh, intorno a Panzieri, si formò un gruppo, un gruppo di giovani, quati, eh, Lanzardo, Mottura, Vittorio Riser, Soave, che eh, insieme al gruppo eh, guidato a Roma da Alberto Azzorrosa e Mario Tronti eh, diede vita ai quaderni rossi. Il primo numero uscì nel, nel giugno del 61 e al suo interno un famoso scritto di panzieri, forse il più importante, secondo alcuni, scritto di panzeri, sull'uso capitalistico delle macchine nel neocapitalismo. Uh, qui una rilettura di alcune parti del primo libro del capitale uh, si delineava no? una visione del capitalismo come capace di grande innovazione e uh, di uh, innovazione nelle forme di controllo della forza lavoro. La vita dei quaderni rossi, come è noto, anche questo sarà, sarà breve. Chiuderanno nel 66, ma lunga sarà la loro influenza in particolare gli scritti eh, di Panzieri. Negli stessi anni, Claudio Napoleoni era tra Roma e Ancona. Ancona insegnava a Roma, eh, si svolgeva la sua principale attività. Diciamo così, eh, nel 62 fu fondatore insieme a Franco Rodano, no? noto filosofo, politologo, fu fondatore della rivista trimestrale, che veniva però pubblicata a Torino da Boringhieri. Alla fine del decennio, con l'interrompersi della collaborazione tra Rodano e Napoleoni, si, si interruppe pure la pubblicazione della rivista trimestrale, seguiranno i quaderni della rivista trimestrale, ma in questo non sarà coinvolto Napoleoni. E in corrispondenza del chiudersi di queste esperienze, si ha l'arrivo a Torino, appunto, di Claudio Napoleone nell'anno accademico 70-71. Eh, nel 71, Napoleone è chiamato all'Università di Torino, alla Facoltà di Scienze Politiche, per interessamento su so forte sollecitazione di Siro Lombardini che stava in quegli anni eh, rimodellando, eh, diciamo così, la, eh, la facoltà di scienze politiche, la sua parte economica, chiamando insieme oltre a Napoleoni, va ricordato Franco Momigliano. Nella primavera del 71 eh, Napoleoni tiene il primo ciclo di lezioni, un celebre ciclo di lezioni sul, capisto, sul capitolo sesto inedito eh, di Marx, il cui il testo venne poi pubblicato da, da Boringhieri nell'anno successivo. Delle posizioni dei due autori ci parleranno eh, Giuliano Buzzone e, e, e Marco Scavino che mi seguiranno. Eh, prima di, dare, di lasciare a loro eh, vorrei solo brevemente individuare alcuni eh, punti fondamentali, i principali punti forse di differenza tra i due autori che serva come premessa alla, ai loro interventi. Uh, come ho detto prima, nell'arco di tempo a cui ho fatto riferimento, anni 60-70, ma essenzialmente negli anni 60 Napoleoni e eh, Panzieri sono esponenti di primo piano, potremmo dire, leader di due riviste, no? eh, i quaderni rossi e la rivista trimestrale. Esse sono piuttosto lontane, anche questo è noto per posizioni e collocazioni, e quindi è lecito chiedersi se vi furono dei momenti di incontro, di scontro, di dibattito esplicito tra i due intellettuali. Non vi è traccia di incontri ufficiali, anche se ovviamente si conoscevano. Ma possediamo: e questa è la cosa interessante, un importante appunto di Claudio Napoleoni, probabilmente della seconda metà del 64, eh, che è stato rinvenuto da Giuliano Guzzone nelle carte di Napoleoni custodite alla Fondazione Gramsci. Gramsci che segnala dell'interesse di Claudio Napoleoni per il pensiero di Pansieri e consente di metterli a confronto anche se dal punto di vista eh, di Napoleoni. La nota di Napoleoni è intitolata Su Pansieri, Quaderni Rossi numero 4 luglio 63 in realtà eh, venne pubblicata eh, benché il numero eh, risulti 60, luglio 63 pubblicata l'anno dopo e per questo possiamo datare la nota di Napoleoni nella seconda metà del 64 in quel numero, a cosa si riferiva Napoleoni? In quel numero Panzieri pubblicò l'ultimo suo saggio cioè plus valore e pianificazione appunti di lettura del capitale seguito dal, eh, dal frammento sulle macchine dai eh, Grundrisse di Marx che tra l'altro indica l'interesse comune in quegli anni per quella parte dell'opera marxiana da parte sia di eh, Panzieri che di Napoleone Ora, plus valore pianificazione è un testo importante, molto importante, perché in esso Panzieri discute delle tendenze storiche del capitalismo a superare la concorrenza e della pianificazione capitalistica, il piano del capitale. Napoleoni ne coglie l'importanza, evidentemente in questa nota, ne coglie l'importanza e allo stesso tempo eh, sottolinea la diversa visione del capitalismo che, eh, che eh, emerge rispetto alla sua e vi si confronta. Chiaramente dalle note di Napoleoni emergono le differenze, potremmo dire le contrapposizioni forti tra la concezione di, del capitalismo e della pianificazione dei quaderni rossi e di pensieri e eh, quelle di Napoleoni e della rivista trimestrale. Molto brevemente Punto di partenza eh, di Napoleoni è l'evidenziazione della diversa concezione del capitalismo. Panzieri guarda un mondo, scrive Napoleoni, dove esistono soltanto lavoratori, capitalisti e consumo produttivo. Napoleoni lo chiama il modello del capitalismo puro. Napoleoni vi contrappone quello che lui definisce la società capitalistica reale, con struttura di classe più complessa e punto cruciale per Napoleone, consumo improduttivo, una categoria fondamentale nella eh, definizione di capitalismo, di neocapitalismo di Napoleone. Le conseguenze di queste due visioni, interpretazioni, sono viste da Napoleone in relazione allo stato di anarchia, pianificazione del capitalismo, ricostruendo la posizione di Panzieri. Napoleoni sottolinea come in Panzieri si suppone che, cito: il capitalismo pervenga a qualche forma di pianificazione interaziendale, la quale attraverso il superamento del mercato renda inoperanti gli effetti dell'anarchia in un contesto di sottoconsumo. Onde, continua Napoleoni, non ci può essere una vera e propria crisi del capitalismo sul terreno delle strutture, mette tra virgolette. Secondo Panzieri, allora, conclude Napoleoni, Solo limite allo sviluppo del capitale non è il capitale stesso, ma la resistenza della classe operaia. Quindi scontro frontale ed esclusione di alleanze. Il problema delle alleanze non esiste in pensieri. Dunque, tutta una dimensione sul piano politico, dice Napoleoni. Di contro, Napoleoni evidenzia che sul terreno economico la presenza del consumo improduttivo? Le rendite e perciò la riduzione dell'accumulazione che comporta, e questo è il costo dell'evitare la crisi la crisi profonda, non rende affatto necessaria alla vita del sistema una pianificazione interaziendale che vada molto al di là, dice Napoleoni, di semplici accordi di gruppo oligopolistici. Ciò consente, sottolinea Napoleoni, di riprendere, sia pure in un senso diverso, la tesi marziana del capitale come limite a se stesso, che invece in pensieri, dice Napoleoni, sembra superata. Infatti, il capitalismo, attraverso il consumo improduttivo, mentre elimina le proprie crisi, riduce però anche mo in modo drastico le, le proprie possibilità di sviluppo. Questa è la tesi di Napoleoni e della rivista trimestrale. Ne deriva, secondo Napoleoni, che la classe operaia può assumere una posizione all'interno del capitalismo capace di modificare i rapporti di potere e rendere strategicamente rilevante il problema delle alleanze, quello che secondo Napoleoni era escluso nella prospettiva di Panzieri. Quanto alla pianificazione, Napoleoni concorda nel ritenere che la realizzazione del capitale richiede sì la pianificazione, ma nel senso diverso da quello di Panzieri del piano del capitale. Si tratta di conseguire, dice Napoleoni, Cito, il pieno sviluppo del capitale fuori dal condizionamento capitalistico e perciò con una pianificazione della quale il proletariato sia l'autore. L'unico punto di condivisione che emerge da questa nota tra le posizioni dei due è relativo alla questione delle macchine, alla distinzione tra macchina e uso capitalistico delle macchine e le sue... Implicazioni: no? tema importante, sarà sempre più importante perché segnerà eh, parte della riflessione successiva eh, di Napoleoni. Ma nella nota conclude: questo è un problema importante ma ulteriore che non può essere posto prima che il capitale abbia svolto la sua virgolette, missione storica, a meno di non cadere in una posizione di stretto corporativismo operaio, che Napoleone individua essere il rischio della posizione di Panzieri. Quindi emerge dalla ricostruzione di Napoleone delle rispettive posizioni di questi due rappresentanti del nuovo marxismo di quegli anni, e rinnovatori anche della discussione politica a sinistra, la differenza profonda sulla natura del capitalismo col quale si confrontavano, del capitalismo contemporaneo, ovvero del neocapitalismo, di cui tanto si discuteva allora. Sono letture e proposte che alimentano il dibattito di quegli anni, ma anche quello successivo, e certamente meritevoli di riesame. Un approfondito esame sarà quello degli autori, dei relatori che mi seguiranno. È concisa, concisa. E molto chiara, che penso che eh, già possa indirizzare eh, molto bene la eh, successiva esposizione. Eh, allora, io eh, lascio a voi la, decidere qual è la successione. Marco Scavino era era prima. Marco no, Scavino no. va bene. Allora, Marco Scavino. Marco Scavino ha lavorato come ricercatore di storia contemporanea presso il Dipartimento di Studi Storici dell'Università dell di Torino e ha svolto attività didattica per il corso di laurea triennale in scienza della comunicazione. Collabora con il centro di studi Piero Gobetti, si occupa principalmente di storia del movimento operaio, con particolare riferimento agli anni 60 e 70 del secolo scorso. Alla figura di Panzeri è dedicato un saggio, Re, Raniero Panzieri, I quaderni rossi e gli eredi, pubblicato nel volume Aspettando il 68, a cura di Francesca Chiarotto del 2017. Grazie, prego. Metto per controllare. Sono le sei minuti, un minuto d'ora. Buonasera, eh. Per discutere del ruolo di Panzieri eh, nel dibattito marxista degli anni 60, poi proseguito ovviamente anche dopo la, la sua morte, eh, credo che sia sempre inevitabile fare alcune puntualizzazioni, perché è senz'altro condivisibile, è noto, il giudizio formulato nel 1980 da Vittorio Foa, che di Pansieri era stato collaboratore, era suo l'articolo già pubblicato precedentemente, comunque l'articolo di apertura del primo numero dei quaderni rossi, eh, era di Vittorio Foa. Vittorio Foa scrisse quindi nel 1980 che... Panzieri era stato colui che aveva, re, eh, cito, reintrodotto in forma non scolastica o accademica ma militante il marxismo teorico in Italia. E eh, credo sia evidente che mh, la sottolineatura che Foa voleva fare era sull'aggettivo militante. Ora eh, Panzieri è noto al pubblico più, più ampio sostanzialmente per gli ultimi anni della sua attività, che sono gli anni torinesi e questa è anche la ragione per cui ne parliamo qui oggi in questo contesto. È già stato detto del suo arrivo eh, a Torino eh, nel 1959. Eh, per lavorare alla casa editrice Einaudi, da cui come è noto venne poi licenziato nel 1963 eh, a seguito delle, della mh, mancata pubblicazione. Ci fu un licenziamento, furono licenziati lui e Renato Solmi in relazione... Alla mh, scelta della casa editrice di non pubblicare il volume di FOFI sull'immigrazione meridionale a Torino perché è giudicato debole metodologicamente e discutibile politicamente. In realtà eh, il licenziamento di panzieri credo che. Eh, sia stato l'esito ultimo di un dissidio di più, di più lunga durata che durava da qualche tempo con Giulio Einaudi. Comunque è il periodo torinese, laddove in eh, realtà Panzieri era eh, un personaggio noto. Era innanzitutto un dirigente politico nel Partito Socialista Italiano ed era stato sempre per il PSI. Eh, un organizzatore di cultura. Ora mh, stringo, non voglio eh, rubare troppo tempo, quindi non, non entro nel merito, ma gli incarichi politici eh, di Panzieri erano di altissimo livello della direzione nazionale e, e un'infinità di scritti di Panzieri dispersa in articoli che io sappia nessuno ha mai finora pensato a una raccolta sistematica di scritti di Panzieri che copra l'intero arco della sua attività. Eh, è plausibile ritenere che ci sia stato nel percorso di Panzieri una evoluzione successiva alla crisi del 1956, eh, nella quale Panzieri, che nel PSI apparteneva alla corrente eh, morandiana legata a Morandi, eh, nella crisi del 1956 prese una posizione che sinteticamente possiamo eh, riassumere come il ribadire L'esigenza di non confondere eh, tucur eh, l'intera esperienza comunista con quella stalinista. Eh, e da lì però è evidente che un eh, allontanamento eh, dalle istanze del partito, da lì in avanti sempre più orientate verso l'apertura di quella fase nuova fase della storia politica italiana che veniva richiamata oggi è molto evidente e documentata È da lì in avanti che eh, su Mondo Operaio e in altre sedi in collaborazione con Libertini, Pansieri ecco, inizia effettivamente a manifestare una originalità in qualche modo eh, di pensiero. Ecco quindi eh, questo va tenuto presente, compresi eh, altri aspetti che potrebbero sembrare paradossali. In realtà, gli scritti di Panzieri considerati di un certo spessore teorico nell'ambito del marxismo sono veramente pochissimi, e li richiamerò dopo, ma sono già stati citati eh, da Roberto Marchionato. Eh, alcuni testi importanti di Panzieri sono in realtà interventi tenuti in seminari, eh, audio registrati in quella circostanza, poi sbobinati e pubblicati dopo. A mio giudizio eh, il testo più ampio e, e complesso... Eh, fu una relazione tenuta da Gapin Valpellic nell'agosto del 1961 che venne pubblicata eh, postuma, perché d'altra parte la stessa circolazione e la stessa conoscenza dell'opera di Panzieri divennero, un, possiamo dire, un fatto di massa eh, solo ad alcuni anni dalla sua morte avvenuta Il 9 ottobre del 64 per un'embolia eh, cerebrale. E, a mio giudizio furono la ristampa nel 1970 eh, da parte della casa editrice Sapere, della, della raccolta dei quaderni rossi, comprensiva anche delle lettere, delle cronache dei quaderni rossi. E poi tra il 1972 e il 1973 una raccolta di due volumi di eh, articoli, interventi saggi di Panzieri curati da eh, Dario Lanzardo e da Giovanni Pirelli. Segnalo che uno dei due, per una scelta che non ho mai capito quali motivazioni potesse avere, gli fu dato il titolo ambiguo. La ripresa del marxismo-leninismo in Italia mm, o qualche dubbio che Panzieri avrebbe apprezzato una eh, titolazione di quel tipo. Insomma, voglio dire che la notorietà di Panzieri è legata fortemente a sviluppi teorici e politici che il movimento operaio al quale Ranieri faceva riferimento eh, visse dopo la sua morte in particolar modo dal biennio 1968-69 legata però anche a interpretazioni e usi del suo pensiero da parte di vari settori sindacali e politici eh, che sono ovviamente usi in parte strumentali come è ovvio che sia il mio non è un giudizio eh, negativo e questa è la, è la fortuna di Panzieri, ma eh, si tratta sempre di guardarsi dagli equivoci e dalle forzature, la principale della quale a mio giudizio continua a essere quella di usare disinvoltamente la categoria di operaismo eh, teorico per un insieme di eh, tematiche, eh, punto uno, che all'epoca Praticamente non esisteva, non veniva usata e non circolava se non in un'accezione fortemente negativa. Cioè, operaismo era l'equivalente di economicismo nel linguaggio marxista e a Panzieri notoriamente non, non piaceva. In una delle presentazioni del primo numero dei Quaderni Rossi, fatta a Siena, se non ricordo male, ma non importa la città, c'è un riferimento esplicito in cui dice l'operaismo è un'altra cosa, eh, non c'entra niente la nostra riflessione con l'operaismo. Detto questo, è ovvio però che il contributo di Panzieri al rinnovamento del marxismo ha lasciato senza dubbio un, uh, un ruolo indelebile. I due articoli già citati sull'uso capitalistico delle macchine nel neocapitalismo, e poi Plusvalore e Pianificazione, col sottotitolo Appunti di lettura del capitale, eh? Sì, sì. Eh, erano sicuramente l'espressione di un ritorno critico sul piano teorico, ai testi marziani di critica dell'economia politica. E un un fatto che è avvenuto per Panzieri all'interno di una rete di relazioni eh, piuttosto ampia, testi marziani, sicuramente il libro primo del capitale, anche il libro terzo, ma non secondariamente i lineamenti fondamentali di critica dell'economia politica. Eh, furono, fu pubblicato, tradotto da Renato Solmi quel brano a cui fu dato il titolo di Frammento sulle macchine, eh, ma c'è una, in quegli anni c'è un dialogo e una collaborazione, una sintonia molto forte, al di là delle polemiche che separarono i due poco dopo e che sono molto note, tra Panzieri e Mario Tronti. Eh, la corrispondenza, direi, è inequivoca da questo punto di vista. Tra l'altro, Tronti, in quegli stessi anni, anche lui svolgeva parallelamente eh, di suo uno studio, eh, lui ha, ha tradotto e pubblicato in scritti inediti di Marx nel 1963 alcune parti. Dei lineamenti fondamentali di critica dell'economia dell politica. E su alcuni elementi di fondo c'era, secondo me, indubbiamente una forte eh, sintonia tra Pansieri e Mario Tronti. Eh, ecco, quali sono i nuclei fondamentali? In parte mi aiuta il fatto che Roberto Marchionatti abbia detto uh, alcune cose, cioè c'è un uh, riusare delle categorie marxiane applicate al consumo produttivo della forza lavoro, da qui il discorso sull'uso delle macchine, con la sottolineatura sul fatto che il capitale è spinto incessantemente ad aumentare la composizione organica del capitale, l'impiego delle macchine, ma così facendo L'applicazione della scienza alla tecnica eccetera deve essere considerato eh, un elemento costitutivo e una forza produttiva del capitale. Da qui evidentemente una fortissima critica a qualunque concezione eh, sulla neutralità della scienza nei processi produttivi e nel, eh, nei processi di trasformazione. Del, eh, del capitalismo, del processo produttivo. C'è anche poi quell'elemento, anche qui già richiamato da Roberto, sullo eh, studio del capitalismo odierno, il neocapitalismo, termine che agli inizi degli anni 60 restava abbastanza controverso, soprattutto in ambito comunista. Eh, nel passaggio storico dalle prime fasi segnate da quella che veniva chiamata anche da Marx l'anarchia del mercato a livelli di integrazione e tendenzialmente di forte pianificazione. A questo si accompagna l'idea che nel capitalismo avanzato i rapporti sociali di produzione tendano ad abbracciare l'intera società, tutti gli ambiti della società. Eh, Adattandoli al meccanismo finalizzato alla, alla estrazione di plus valore. Ora, eh, che in questo ci fosse un elemento di critica delle visioni più tradizionali e scolastiche del marxismo è fuori di dubbio. Il marxismo dell'epoca, nonostante poi i rinnovamenti operati proprio nei primi anni 60, su alcuni elementi. Era ancora fermo, intendo il marxismo soprattutto di osservanza eh, comunista. L'idea cioè che il capitale, giunto a un certo livello di sviluppo, non possa, non sia più in grado di sviluppare veramente le forze produttive, perché eh, ha raggiunto il suo limite storico. E da qui il chiudere gli occhi di fronte a una realtà, ma questo già alla fine degli anni 50, sia Foa che altri dicevano, cioè, guardate, il neocapitalismo è una realtà, esiste e, sì, e comporta anche eh, un aumento dei, dei salari dei lavoratori, tendenza non è tutto stagnazione, non è tutto blocco. E a questo ovviamente si legava una questione enorme, e cioè la concezione della crisi. Cioè è già stato detto anche qui da Roberto, che mi ha rubato molti argomenti, ma mi viene comodo, un'idea della crisi che non è il risultato ineluttabile delle contraddizioni sul piano economico del capitalismo, la sproporzione tra sviluppo delle forze produttive e rapporti di produzione. Il capitale è in grado di sviluppare tendenzialmente all'infinito le forze produttive. L'elemento interno di che lo può paralizzare è il conflitto tra capitale e lavoro. Sintetizzo. Allora mi avvio a chiudere. Eh, C'è un elemento in tutto ciò eh, molto forte. Non è che questo nascesse dal, tu, dal nulla, intendiamoci. Cesare Pianciola, in un saggio di alcuni anni fa, molto eh, importante, sottolineava che eh, la riflessione dei panzieri può stare dentro un arco di tendenze ed elaborazioni eh, al rinnovamento del marxismo. Che eh, Pianciola indicava da un lato come l'assunzione la, nel campo teorico marxista delle scienze sociali, in particolar modo della sociologia. E per l'altro eh, la categorizzazione del marxismo sulla base degli eh, studi di Galvano della Volpe e anche di Lucio Colletti, in particolar modo attraverso l'uso necessario delle astrazioni determinate, e cioè non il lavoro in astratto, ma il lavoro salariato, non lo Stato in astratto, ma lo Stato capitalistico borghese. Panzieri ha aggiunto a questo, anche qui riprendo il giudizio di Cesare Pianciola, un dato che è prima di tutto politico, ma i cui risvolti anche diciamo, teorici sono più che evidenti. E cioè la centralità del conflitto tra capitale e lavoro come il perno su cui si muove una prospettiva di, di superamento del capitalismo, una prospettiva rivoluzionaria. Io credo che alcune delle obiezioni che Napoleoni eh, muoveva a Panzieri in sé fossero corrette, c'è uno schema nel ragionamento. Eh, ragionare su una società come se tendenzialmente esistessero solo lavoratori salariati e capitalisti. Questa era una critica, ma chiudo qui se no, <ride> è una critica che ho ritrovato anche in alcuni articoli di rinascita, a cui si aggiungeva il ragionamento che il rapporto capitale-lavoro è fondamentale, ma non è tutto. Come diceva un articolo, è il perno attorno cui gira la ruota, ma non è tutta la ruota. Quindi elementi di critica di questo genere c'erano sicuramente. Avrei voluto aggiungere qualcosa sul rapporto di Panzieri con la sociologia, eh, l'accenno solo e poi se ci sarà la pubblicazione degli atti eh, aggiungerò qualcosa, in particolar modo nell'articolo Uso Socialista dell'Inchiesta Operaia, eh, Panzieri è molto netto su questo punto. Eh, il, il senso di superiorità che il marxismo dell'ecoevo dimostrava nei confronti della sociologia come disciplina borghese era uno degli aspetti del, della decadenza del marxismo. Laddove bisognava ragionare secondo Panzieri sostanzialmente in questi termini. La sociologia era per il eh, direi perché ancora oggi <ride> è per il capitalismo avanzato quello che l'economia politica classica era per il capitalismo dei tempi di Marx. E così come Marx eh, usava ampiamente eh, eh, quegli studi, Tanto da fare la critica dell'economia politica. Così il marxismo eh, rinnovato doveva fare altrettanto. Da qui tutta una serie di rapporti nell'attività con la casa editrice Inaudi, finché eh, poté farlo, tentativi di coinvolgere sociologi come eh, Pizzorno o Momigliano. Eh, è una parte molto importante, però per finire. Eh, ci tengo, vista anche la, la sede, cioè un convegno organizzato dal Centro Studi Gobetti, a segnalare, e ne cito solo alcune frasi, un necrologio che eh, comparve sui quaderni del Centro Studi che citava Pianciola mh, nella sua relazione introduttiva. È già stato detto, il centro Studi eh, ha avuto un rapporto con la redazione dei Quaderni Rossi, eh, in dubbia l'archivio fotografico. In Quando morì Panzieri, eh, comparve una paginetta di necrologio: eh, noi sappiamo che l'autore era Cesare Pianciola però va detto che eh, comparve non firmato, una scelta che credo eh, fosse finalizzata a dare un, un carattere non di ricordo di un collaboratore molto giovane all'epoca, di un amico, ma del centro studi Piero Gobetti. Centro studi che tra l'altro è stato accennato prima a tutta la polemica relativa alla pubblicazione nel 64 dell'edizione della Rivoluzione Liberale. Vero, Bobbio e eh, Inaudi diede dei giudizi sulla prefazione di Gaspare De Caro, romano collaboratore del, dei Quaderni Rossi, severissimo proprio su quei concetti di pianificazione del capitalismo e così via. Però eh, Gaspare De Caro eh, fu, ospitato, sì, 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 chiudo su, fu ospitato al centro Gobetti con favore, Paolo, eh, Carla Gobetti, gli, Ada Gobetti gli misero a disposizione i materiali che c'erano. E addirittura a me risulta che all'Assemblea dei Soci del 1964 Gaspare De Caro tenne una conferenza che era sostanzialmente la, la prefazione tanto controversa. Allora chiudo veramente eh, dicendo che queste poche pagine sono, cioè questa unica pagina anzi, è animata da uno spirito polemico fortissimo, soprattutto in merito alla questione del ruolo dell'intellettuale. Qui c'è scritto, non gli si può fare il torto di ristabilire con discorsi postumi i legami con un mondo, quello della cultura torinese di sinistra, che lo ha lui vivo rifiutato e isolato. Poi dice che Panzieri era eh, isolato. Proprio perché rivendicava quell'anima del marxismo, che sostituisce agli accomodamenti, a tutto ciò a cui si prestano gli intellettuali, un netto out-out. Il diritto per l'intellettuale marxista di cercare un rapporto con la classe operaia al di fuori della maledazione istituzionale. Niente a che fare con quel dramma rituale, scrivevano, che attribuisce all'intellettuale di sinistra le, i, la fisionomia di alleati di lustro, interlocutori della categoria dei funzionari di partito, collaboratori riveriti di riviste accreditate. Cioè il tono, diciamo, era molto duro, la paginetta si chiudeva dicendo che i Giovani collaboratori di Ranieri, di Panzieri, con questo spirito settario, essi lo ricordano e lo vogliono ricordare. Tono dice tutto, però questo ci dice anche che quello era lo spirito dei tempi e bisogna eh, tenerne conto. E ci dice anche che il centro studi Gobetti era quindi un eh, laboratorio, un punto di incontro aperto anche a tendenze e posizioni molto diverse era così all'epoca e secondo me ha continuato a esserlo fino ad oggi grazie allora non faccio perdere tempo e eh sì, è sforato <ride> eh, allora venga eh, Giuliano Guzzone che ha studiato presso l'Università di Pisa dove la scuola normale di Pisa, anzi l'Università di Pisa e la scuola normale di Pisa dove ha conseguito il diploma di licenza sui quaderni del carcere di Antonio Gramsci, per cui ha ricevuto anche un premio e eh, poi eh, tra il 15, 2015 e il 2017 grazie a due borse della Fondazione Luigi Einaudi ha condotto una ricerca poi pubblicata come monografia sulla formazione intellettuale di Claudio Napoleoni e di Claudio Napoleoni di fatto ci eh, parlerà ora ora eh, lei ha la sfortuna di parlare per ultimo e quindi di, cercherò eh, di, di stare nei quattro minuti di, che ecco, mi sono ecco, rimasti Ecco, eh, io le darò ovviamente dei segnali sì. eh, più buonasera a tutti eh, non approfitterò eh, della pazienza del, dell'uditorio cercherò di sintetizzare i temi dell'intervento confidando anch'io negli atti eh, a stampa sostanzialmente eh, mi sarei focalizzato sull'inedito di cui ha già eh, parlato in certa misura il professor Roberto Marchionatti, eh, cercando di considerarlo eh, come documento di un eh, confronto che è stato allo stesso tempo episodico e determinante. Episodico perché non ha avuto, stando alla documentazione che nota, ulteriori sviluppi. Ed era anzi il frutto, a mio avviso, di una conoscenza abbastanza limitata delle idee di Panzeri da parte di Napoleoni, è determinante perché gli ha consentito, a un certo punto negli anni 60, di mettere a fuoco un tema che fino ad allora era assente dalla sua riflessione su Marx. E questo tema è sostanzialmente la questione delle, delle macchine, un certo modo di affrontare la questione delle macchine che Marx aveva posto in, tendenzialmente in due luoghi, capitolo 13 del libro primo del capitale, Macchine e Grande Industria, e per un altro verso nel frammento sulle macchine dei Grundrisse che abbiamo sentito è apparso in traduzione proprio sui quaderni rossi, traduzione di Renato Solmi. Quindi i temi di questa questione delle macchine che Napoleone scopre grazie al suo confronto con Panzeri sono sostanzialmente due. La distinzione tra macchina e uso capitalistico, quindi il tema della neutralità della macchina, la critica al naturalismo di, di Marx e poi naturalmente il nesso tra eh, impiego capitalistico della macchina e, e crisi. Eh, io mh, mi concentrerò brevemente su, su due aspetti, cioè su un'assenza e su una presenza di temi in questo breve appunto. L'assenza che secondo me è abbastanza significativa, allo stesso tempo sorprendente, è quella della tematica del tempo libero. Napoleoni nel suo eh, appunto non ne parla. Eh, anche perché Panzeri l'aveva eh, affrontata non nel saggio del 64, ma in quello del 61, già evocato, sull'uso capitalistico delle macchine nel neocapitalismo. Eppure proprio questa idea del tempo libero è un'idea su cui questi due marxismi così diversi avrebbero potuto, se non incontrarsi, sicuramente dialogare. Qual era il punto? Il punto era che il, la prospettiva del comunismo non dovesse essere eh, confusa con... Eh, un salto nel regno del tempo libero, cito proprio da Pansieri, oppure Napoleoni come una caduta nel vuoto del tempo libero. Il comunismo non è soltanto riduzione della giornata lavorativa, ma è soprattutto trasformazione del lavoro, in particolare liberazione dal lavoro salariato. Ovviamente... Eh, questo genere di appunti ha diversi interlocutori nei due autori di cui parliamo. Panzieri polemizzava soprattutto con, con certe correnti della sociologia francese che intendevano l'alienazione connaturata alla tecnica e quindi la liberazione dall'alienazione come uscita dal lavoro. Mi riferisco a Georges Friedman. Molto eh, frequentato dal revisionismo socialista di, dei primi anni 60. Napoleone, invece, la opponeva proprio a Marx, nella misura in cui, a suo avviso, eh, Marx aveva sostenuto l'idea di una coestensività, di un'identità tra lavoro e alienazione. Da qui l'esigenza, in qualche maniera di rivedere Marx su tutta una serie di punti, l'alienazione, la natura e la missione del capitale, il rapporto fra alienazione e sfruttamento, eh, che sono poi una revisione che poi è all'origine appunto di quelle differenze che sono puntualmente registrate nell'inedito che ci ha riassunto eh, Roberto. La questione delle classi sociali, il rapporto tra capitale e borghesia. Tra capitale e piano è il nodo cruciale delle alleanze della classe operaia. Il succo della revisione che Napoleone opera è naturalmente la distinzione tra alienazione e sfruttamento, tra capitale e borghesia. Una distinzione che ha un certo peso nel modo di concepire il rapporto tra proletariato e piano e quindi anche il tema dell'uscita dal capitalismo e dal capitale. Il punto anche in questo caso è il fatto che la pianificazione diretta dal proletariato realizzi la missione storica del capitale fuori dal condizionamento capitalistico, ma di per sé non garantisca l'uscita dal capitale, l'uscita dall'alienazione. Questo scrive Napoleoni sempre nel 63 è un problema di ricostruzione culturale, nel quale anche la scienza economica ha da giocare la sua eh, la sua non trascurabile parte. Questo è, secondo me, il nodo, il punto vero di tutte le differenze eh, tra il marxismo napoleoniano e quello pansieriano. Eh, per Pansieri la trasformazione del lavoro co come primo bisogno dell'uomo e il superamento del lavoro salariato sono possibili soprattutto in quanto vi sia controllo, in quanto vi sia progetto di potere, dispiegato e organizzato dentro la fabbrica dai produttori associati. Per Napoleone invece una causazione ideale dell'uscita dall'alienazione, dove per causazione ideale si intende, leggendo dalla definizione che ne, dar, ne avrebbe dato Rodano nel 68-69, una certa definizione dell'uomo, un certo modo secondo lui in cui l'uomo percepisce se medesimo che determina il sistema sociale corrispondente. Eh, era stata quindi una concezione del lavoro come negatività, come sacrificio, come costo a plasmare il sistema sociale intorno alle coordinate dello sfruttamento e dell'alienazione. Analogamente, la crisi rivoluzionaria di questo assetto avrebbe richiesto l'elaborazione di una concezione nuova del lavoro, come positività, come universale strumentalità. Una concezione del lavoro che era anche una concezione della storia, una concezione capace di mettere la storia dell'uomo su binari diversi da quelli dell'alienazione. Ci si potrebbe domandare se, alla luce di queste delucidazioni, si possa ancora parlare di un marxismo a proposito delle idee della rivista trimestrale. Sicuramente c'era il riconoscimento che con la causazione ideale si venisse a rompere il materialismo storico sul nodo fondamentale della produzione dei, delle idee intesa come produzione ideologica. Però il punto fondamentale è che questa causazione ideale del processo storico includesse per Napoleoni non solo la filosofia, ma anche il discorso economico. E, e questo, diciamo, ci porta in qualche maniera a poter eh, contestualizzare, contestualizzare il punto di contatto fra Napoleoni e Pansieri, il punto. Della non neutralità della macchina. Napoleoni scrive: la tesi che la particolare configurazione tecnica del capitale oggi data non può essere trasportata nella situazione finale post-rivoluzionaria è certamente vera. E qui tutta la distinzione marziana tra macchina e uso capitalistico della macchina va accuratamente rivista. Si riferisce al famoso, a un famoso passaggio del saggio di Panzieri su plusvalore e pianificazione, in cui Panzieri aveva scritto che i rapporti di produzione sono dentro le forze produttive e queste sono plasmate dal capitale. Napoleone, in certa misura, questa tesi di Panzieri la radicalizza perché, almeno a mio avviso. Pansieri non abolisce del tutto la distinzione marziana tra macchina e uso della macchina. Tant'è vero che nei suoi scritti del 61 e 64 si legge di un uso socialista delle macch della macchina e della necessità di districare, dopo averlo però pienamente riconosciuto, l'intreccio capitalistico di tecnica, scienza e potere. Ciò che gli interessa è evidentemente legare, negare, come diceva chi mi ha preceduto, l'idea di una razionalità oggettiva della scienza e della tecnica, di una razionalità che in quel qualche modo fosse già definita a monte dell'uso sociale di quella scienza e di quella tecnica. Ma al di là di questi interrogativi su pensieri, il punto rilevante è che eh, vengono introdotti nel marxismo di Napoleoni, come dicevo, una serie di elementi che... Non ci sono non soltanto nel 63, ma nemmeno nel 65, nel saggio diciamo di sintesi delle idee della rivista trimestrale su Marx, scritto da lui e Rodano sul pensiero di Marx, per appunto. E invece, in un momento più tardo, tra il 68 e il 69, che queste, eh, questi spunti che gli sono suggeriti da Pansieri cominciano a germinare dentro il suo marxismo. E sono sostanzialmente importanti due saggi eh, sul concetto di alienazione e sul concetto di capitale che sono appunto del 68 e del 69. Il primo fa riferimento alla macchina come massima realizzazione e manifestazione del dominio del lavoro morto sul lavoro vivo e cita a seguito di questo passaggio proprio un ampio estratto testuale del frammento sulle macchine. Nel secondo eh, saggio, quello del 69 sul capitale, invece c'è eh, la problematizzazione esplicita per la prima volta eh, della distinzione marxiana, per l'appunto, tra macchina e uso, eh, e uso capitalistico. Ci sarebbe una lunga citazione da leggere che però non posso fare e mi pento in, in certa misura di non aver proiettato perché sarebbe, sarebbe stato utile. Il punto comunque mi preme sottolineare in questi due testi è che per Napoleoni il nodo dell'alienazione non può essere affrontato e risolto se prima non è stato eliminato eh, il problema dello sfruttamento. È per questo che Napoleoni parla di stretto corporativismo operaio a proposito delle... Eh, posizioni dei quaderni rossi perché appunto eh, pretendono di anteporre il problema che invece va risolto per ultimo per così dire è, è compatibile bisognerebbe chiedersi questa messa in discussione della neutralità della tecnica e della scienza capitalistica non della tecnica e della scienza in generale con lo schema della causazione ideale Probabilmente sì, nel senso che proprio la causazione ideale a poter spiegare una certa tecnica e una certa scienza e a rendere possibile anche la loro eventuale sostituzione, cioè il concepimento di una scienza e di una tecnica diverse da quelle capitalistiche. La causazione dialettica è quindi ciò che permette a Napoleoni di evitare che il suo rifiuto di una certa tecnica e di una certa scienza diventi rifiuto della tecnica e della scienza tout court. Infine, troviamo una relazione fra un certo tipo eh, di interpretazione della questione della, delle macchine e la critica, ovviamente, della teoria del valore di Marx. E infatti, la critica di questa teoria del valore, che invalida la definizione del capitale come rapporto essenzialmente di sfruttamento nel senso di Marx, nel senso di un'estorsione di, di, eh, di plus lavoro e quindi di plusvalore, e rende quindi implausibile anche la distinzione tra macchina e uso capitalistico della macchina. Dal frammento delle macchine sostanzialmente Napoleoni eh, trae anche un secondo tema che di, di cui dicevo all'inizio, che è appunto il tema del rapporto fra macchina e crisi anche questo tema viene profondamente riletto alla luce della critica della teoria del valore e la conclusione che Napoleoni ne trae è per certi aspetti limitata e per altri importante rispetto all'evoluzione del suo marxismo. Il significato di della teoria della crisi che c'è nel frammento delle macchine si riduce sostanzialmente per Napoleoni all'idea che il capitale non realizzi le possibilità di riduzione della giornata lavorativa che sono consentite dalla macchina. Ed è un, tutto sommato un modo ristretto di affrontare la tematica del frammento sulle macchine, ma è importante perché in qualche maniera. Eh, porta Napoleoni a ridimensionare la tematica della società opulenta, cioè di una società dominata dal capitale che è in grado di arrivare di per sé sostanzialmente eh, alla riduzione della giornata lavorativa, quindi a un'uscita generalizzata dal lavoro, un'idea rodaniana che Napoleoni aveva sposato all'inizio degli anni Sessanta e che proprio grazie al frammento viene messa in discussione. Il punto importante, stiamo, ho parlato finora del Napoleone degli anni 60, quindi di un Napoleoni che risiede a Roma, che è fuori dall'ambiente torinese, che questi eh, motivi che lui mette a fuoco grazie al confronto con Panzieri sono poi decisivi nei suoi anni prettamente torinesi, dal 71 al 77, in particolare... Questo, eh, questa messa in discussione della, della, della neutralità della macchina la ritroviamo nel primo corso tenuto da Napoleoni all'Università di Torino, famose lezioni sul sesto capitolo, inedito, che sono del marzo-maggio 71 eh, e poi sono pubblicate nel 72, e di nuovo la troviamo nella monografia sul valore che esce nel 76 ma è scritta in. Eh, per gran parte nel corso del 1975. C'è una breve eclisse di questa tematica della non neutralità della macchina tra il 71 e il 74, ma questo si spiega perché? Perché sostanzialmente sono gli anni in cui Napoleone riabilita interlocutoriamente la tesi e la teoria del valore di Marx, cerca di risolverne internamente i problemi particolare il celebre problema della trasformazione e questo in qualche modo centralizza i suoi interessi e eh, come dire lo obbliga a ripensare tutti gli altri nodi eh, controversi del marxismo alla luce di quest'unica fondamentale Questione. Non appena a metà degli anni 70 c'è il ritorno all'idea che la teoria del valore è insostenibile, si ripresenta puntualmente l'idea che, che la macchina capitalistica non sia neutrale e che quindi non si può dare un uso alternativo del macchinario così come il capitalismo ha, lo ha portato a svilupparsi. Stesso discorso anche per la scienza. Un ultimo momento fondamentale in cui questo tema viene affrontato è ovviamente l'ultima grande opera di Napoleoni, il discorso sull'economia politica dove alla tesi della neutralità della macchina è dedicato tutto un capitolo, eh, il capitolo 3 della seconda parte intitolato appunto macchine e grande industria come il capitolo 13 del capitale, con un problema aggiuntivo eh, che Diciamo mi limito ad accennare, ma eh, come ipotesi di lavoro per il futuro. Cioè nel, eh, nel, in precedenza la questione della neutralità della macchina era stata fatta rientrare dentro lo schema della causazione ideale, che appunto ammette di con, la possibilità di concepire una tecnica e una scienza diverse da, quella, da quelle capitalistiche. Nel discorso c'è un elemento, c'è questo aspetto, ma c'è anche un elemento ulteriore, cioè la lettura di Marx alla luce dei temi adegheriani dell'essenza della tecnica. Una lettura che in qualche maniera conduce Napoleoni a problematizzare non solo, non solo un certo tipo di soggetto, un certo tipo di tecnica, un certo tipo di scienza, ma direi le idee di soggetto, le idee di tecnica e le idee di produzione in quanto tali. Quindi la questione della, ne della non neutralità della macchina nel discorso di economia politica ha un significato ulteriore, cioè quanto in questa sua ultima fase di pensiero e di riflessione. Napoleoni voglia e riesca a mantenere la distinzione fra una produzione storicamente determinata e l'idea di produrre in generale. E qui mi fermo. Grazie per questa relazione. Ho apprezzato molto la capacità di coniugare la chiarezza e la concisione. Che è cosa non frequente. E ancor meno in uno studioso giovane. Grazie Quindi mille. congratulazioni. Mi pare che eh, nel pomeriggio si sia ricomposto un po' eh, il poliedro della cultura torinese del Novecento, in tutte le sue facce. Ovviamente non è un poliedro regolare: le facce sono eh, alcune più estese, altre meno estese, alcune più brillanti, altre un po' più opache. Eh, mh, alcune hanno una maggiore attinenza con eh, la storia del Gobetti, altre meno, anche perché eh, il centro Gobetti è una di queste facce e quindi si rapporta con le altre in maniera geograficamente diversa, eh, prendendo la metafora come eh, rapporto culturale ovviamente. Comunque mi pare che eh, l'obiettivo che ci eravamo proposti, eh, cioè quello di eh, ricostruire eh, questo panorama sia riuscito. Eh, non mi rimane quindi che darvi l'appuntamento a domani, non più qui, ma eh, al Polo del Novecento, esattamente la sala Novecento eh, in via Mercanti 14, ringraziarvi per la pazienza e augurarvi la buona serata. Grazie.